Ciao ragazzi, benvenuti alla nuova live su Twitch. Andremo a parlare con alcuni ospiti e argomenti molto molto interessanti, soprattutto sul caso degli stadi e delle partite che si giocheranno domani. Già ho il primo ospite che è già venuto, ve lo faccio presentare proprio adesso. Ecco, Buonasera, Simo. buonasera. Ciao Simo, è arrivato anche un Ciao altro. Enrico. Ciao, ciao Simo, è arrivato anche un altro, Gabriele Pulciani. Ciao, Ciao non Gabriele. so perché non mi fa vedere. Prova a uscire e a entrare. Ok, ora ci provo allora. Ok, allora ragazzi, iniziamo subito con l'argomento importante perché hanno fatto uscire la notizia oggi pomeriggio sugli stadi, capienza ridotta a 5.000 spettatori per 2 giornate che partirà dal 16 gennaio fino al 23 gennaio. Adesso ve lo metto in prima quadratura, eccolo Così qua. una cosa inizia, di una cosa non sono d'accordo. Ecco qua, si vede, Sì, 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 Simo? Si sì, sì, sì. vede, ecco qua, ragazzi. Capienza ridotta a 5.000 spettatori per 2 giornate. L'assemblea della Lega Calcio ha deciso di intervenire. Turno del weekend e Supercoppa con stadi al 50% di capienza. Ecco che intanto è arrivato Gabriele. Ciao Eccomi, ora sì. Gabri. Ciao, ciao. L'assemblea della Lega Calcio, convocata d'urgenza per far fronte all'emergenza Covid, ha deciso che per le giornate dal 16 e del 23 gennaio massimo 5.000 persone potranno assistere alle partite di Serie A allo stadio. Per il turno di campionato dal 9 gennaio, così come la Supercoppa italiana tra Inter e Juve, la capienza degli stadi sarà invece ancora ridotta al 50%. Cosa ne pensate voi, ragazzi? Partiamo prima da Simone. Allora, non sono assolutamente d'accordo. 5.000 per me sono, cioè, è inutile. Chiudili direttamente se devi fare 5.000. Cioè, poi faccio un esempio, ma non voglio fare il populista come il Faina, No, sinceramente. vai, Però vai. perché lo stadio 5.000 e le scuole devono stare aperte? Non è il mio caso, perché posso dirvi che qui dove abito io a Napoli, provincia di Napoli, anche le scuole superiori sono state chiuse. Dico fortunatamente, dico fortunatamente. Eh sì, hanno chiuso la Serie D, la Serie C, hanno chiuso il campionato lì, mi sembra. Sì, ma 5.000, 25% per me pure andavano bene, ma 5.000 o chiudi o non lo fai proprio. Poi c'è quel caso del Venezia là che. Con se il 50% dei spettatori possono entrare massimo 4.900, invece mo ne possono entrare ancora di più. Bah. Eh sì. Cioè, tipo domani il Milan gioca in una boccia. Cioè, perché lo stadio è piccolino. Sì, lo stadio è piccolo da Venezia. Ma Ma io ho concluso. tu, Gabri, che ne pensi? Io penso che questo non sia il problema di tutti questi casi, dai. Cioè, gli stadi che sono chiusi da quanto? 2 settimane perché ci sono state le vacanze per tutti. Adesso il problema è proprio gli stadi? Cioè, Capì dai, che ma. poi si entra con Green Pass, con il Sì, completamento del con. ciclo vaccinale. Ma non lo Se so. chiudi lo stadio, cioè devi chiudere tutto. Non so Esatto, se siete esatto, d'accordo. Perché c'è, esatto. ma No. anche una cavolata per chiudere dal 16 al 23 gennaio. È una Sì, per cavolata. Per 2 giornate. due Ma. giorni. O lo chiudi cioè fino a giugno, se no non ha senso così. Cioè, come se in 2 giornate il focolaio sia solo dentro lo stadio, ma se qui a Esatto. Roma nei mezzi pubblici non lo so, ci sta la Poi calma. diciamo che lo stadio è quello più sicuro perché se vogliamo parlare di Green Pass e cose, tu che non sai se a scuola c'è qualche Novax, perché può capitare, visto che sono minorenni e Sì. devono decidere i genitori.
Ci sono anche maggiorenni che forse non l'hanno fatto per problemi di Esatto, che se ne salute, sbattono, che se ne o sbattono. che se ne sbattono, o per problemi di salute non lo Vabbè, ma fanno. su quello lì si alzano le mani, cioè se ci Sì, sono sì. problemi. Ma Quindi per me è una cavolata. voi come avreste reagito al posto di Gravina? Allora, devo dico che stare al posto di Gravina, cioè non vorrebbe farlo nessuno in questo momento perché la situazione è difficilissima, diciamo. Qualunque decisione prendi, ci vai di qua, ci vai di là. Però non lo Fare so. peggio è impossibile. Se è tanto spinto per far entrare la gente allo stadio e poi si torna indietro, bah, non lo so. Ma la cosa c'è, io vi faccio la domanda, cioè sono stati 2 settimane di pausa, cioè non si poteva pensare prima dell'inizio del campionato? Ma Vagliela ormai in Italia dire. si arriva sempre là, cioè sempre l'ultimo. Ormai è un classico. Comunque uno scrive Zelischi positivo, l'ultimo Sì, ora purtroppo. ho letto Da anche tifoso del quello. Napoli sono Ma proprio. Non ce la faccio più. Non ce la cioè, faccio più. anche il caso di Zrinski sembra una cosa assurda perché Ah, dopo. il primo No, no. AS di Napoli non lo. L'ASL Cioè, Napoli 1 dice che possono partire tutti, poi tutti. interviene l'ASL Napoli 2 Due. e dice che devono essere in quarantena. Poi vi faccio vedere che succede, mo che è uscito positivo. Mo succede un casino. Cioè, bisogna sperare che quelli, e altri giocatori del Napoli non siano positivi Poi intanto è uscito pure Koulibaly in quelli. semifinale. Sì, e soprattutto quelli della Juve, perché quella della Juve hanno giocato contro il No, Napoli con succede. Zielinski. Se esce qualcuno della Juve succede un casino, io me lo immagino già. E bisogna aspettare, perché verso le 9:30 dovevano uscire le comunicazioni delle squadre, sperando che non ci sia nessun positivo. Intanto uno scrive, aspetta, ve lo faccio anche evidenziare, secondo me dovrebbero fare una sorta di bolla per i calciatori per evitare contagio con l'esterno. Il problema, Andrea, dove lo fai la bolla? Esatto, ma poi Perché loro non tutti, non tutte le squadre hanno un centro hanno il sportivo centro adatto, sportivo. esatto, ma poi non l'accettano loro. O li fai tutti a Roma, a Coverciano, però bisogna vedere Un se ce la carcere. Se riescono a farlo, perché per esempio in Inghilterra tutti i club hanno un centro sportivo e in E Italia. che centri E sportivi? oh, non so voi, ma ho visto lo stadio in cui ha giocato il Manchester City di Coppa. Cioè, quella è una squadra di terza divisione, correggetemi se Sì, sbaglio, ma aveva uno stadio, mamma mia! ma anche ma io sono andato a vedere alcune partite anche di bassa categoria, cioè hanno gli stadi. Ma hanno cioè, degli stadi anche carini rispetto a quelli di terza categoria in Italia. Cioè, se vai in terza Sì, come mai? categoria non c'è Non sono paragone. stati, cioè, le Non terze sono manco categorie le italiane. tribune. C'è Photoshop che scrive: secondo voi la Juve farà ricorso per i tre del Napoli entrati Sì, in ma l'ho campo? appena detto, se uscirà qualche positivo della Juve succederà il casino. L'ho appena detto. Sì. Ma Concordo. bisogna anche vedere perché hanno fatto un macello i due ASL. Vabbè, mamma mia, io non c'è E caso, solo in Italia succede. la colpa, secondo me, non è del Napoli. La No, colpa è dello Stato, perché cioè, lo Stato italiano non è stato capace a gestire una cosa giusta. È da 2 anni che siamo in questo periodo. E non hanno imparato dalla passata stagione, perché è dall'anno scorso che è iniziato il campionato da settembre, cioè per tutto l'anno, diciamo, perché 2 anni fa è stata sospesa e è ricominciata a giugno, ad agosto, una roba del genere. Poi l'anno scorso era iniziata a regolare e anche l'anno scorso sono stati certi casi. Ma che quest'anno stanno accadendo le stesse cose, cioè non hanno imparato la lezione, c'è stato un errore, diciamo, sia dalla federazione e anche il governo che non sono parlati, che adesso hanno cambiato, hanno messo una nuova regola, mi sembra che adesso le ASL non possono intervenire. Posso fare una domanda? Gabriele, Sì. ma tu che squadra tifi? Guarda, in questo momento
Non mi va molto bene la Roma. Ah, Ah, vabbè. la Roma, tifo la Roma, tifo la Roma. E che c'è un positivo che deve uscire Ah, ancora. l'ho letto, però Però non... Ma io mi no, sono. non penso che faranno uscire i nomi, perché... No, però mi sono Perché... andato a vedere tutte le foto di Maitland-Niles che gli hanno fatto oggi video all'allenamento. Mi sono scritto tutti i nomi che hanno inquadrato, solo 3-4 non sono usciti, che sono Vigna, Zaniolo, Smalling e il portiere Rui Patricio si allena da solo, non so con chi, quindi. Però Vigna, Smalling e Zaniolo mi preoccupano. Mi Ah, preoccupano ma tanto. poi l'altra stupidaggine, cioè perché la Supercoppa italiana al 50% e le prossime partite è Lì, quello? guarda, È il de è guarda. denaro? È il denaro? Basta. Cioè è una stronzata quella. È quello che non riesco a manco capire, manco io che vivo qua in Inghilterra. Biglietti, vabbè, uno dice biglietti già venduti, sì, Boh, però... anche questo, però. Però si poteva anche gestire anche un po' meglio la roba Sì. dei biglietti. Biglietti già venduti, però dobbiamo dire che ieri, cioè per domani a Roma Juve c'era già il sold out per il 75%, infatti hanno dovuto togliere i Ma biglietti. della Roma c'è il sold out ogni partita dalla Beh, prima effetto giornata. Mourinho, effetto Mourinho. Cioè, avevano fatto anche un pacchetto di abbonamenti, tre Sì, partite pure prossime, il pure a Napoli Napoli. aveva fatto il pacchetto Sampdoria-Fiorentina, cioè che andava a vedere sia la Sì, Sampdoria che la Fiorentina di c'era Juve. Fiorentina. Il problema è che la Roma l'aveva fatta tre partite, non una. Sì, ho Niente letto, ho di. letto, ho letto. Mannaggia, certo, non An ci An voleva. Andrea ci scrive: ma secondo voi non era meglio fare la Supercoppa a fine campionato? Ma più che da fine campionato a inizio campionato, perché fi a fine campionato non ha senso, perché bisogna vedere come vanno le italiane in Coppa, perché sono una in Champions, l'altra in Europa League, un'altra in Conference, e bisogna vedere come vanno a finire in Ma poi Coppa. E poi la Coppa Italia, appena finisce la stagione c'è la nazionale, e non ha senso. appena finisce la stagione, subito c'è la Coppa Maradona, poi c'è la Nations League, ci stanno 350 cose. Ma hanno fatto un macello, ma Mamma mia, anche quella della Supercoppa basta. italiana è una stronzata farla a Sì, gennaio. basta, Da comunque. quando è che lo fanno la gente? Sarà da 6 anni che lo fanno a gennaio? Mi Sì, sembra sì, sì, sì. Esatto, da Juve Napoli di Doha. sì. Cioè, il problema non è proprio farla alla Comunque, fine. la diffusione del Napoli questi giorni, cioè oggi è stata pesantissima. L'annuncio di Insigne al Toronto è stato. Perché poi, vi anticipo. Penso, da quello che ho sentito, martedì farà la conferenza Vincenzo Pisacane, l'agente, dove dirà tutto quello che è successo. Io so già qualcosa. Se volete, vi Se anticipo vuoi, qualcosa. Allora, dici. praticamente, da quello che ho sentito per televisione da uno che aveva una fonte veritiera, praticamente il 16 dicembre. Lorenzo Insigne ha chiamato il suo agente Vincenzo Pisacane per dirgli di chiamare Aurelio De Laurentiis e dire al presidente: Presidente, io mi sto a Napoli, mi sto pure con questo ingaggio, non voglio niente di più. L'importante è che mi resti, mi fai stare con questo ingaggio, 4 milioni e 6. L'agente non lo voleva chiamare, infatti Insigne l'ha proprio supplicato, chiama il presidente, chiama il presidente. Ha chiamato il presidente secco no, l'ultima offerta è 3 milioni e 6 e se vuoi ti aggiungo un bonus di 300 mila euro, però se mi fai 40 gol, quindi Sì. Cioè, irraggiungibile, irraggiungibile. 40 gol in una stagione? Esatto. Quindi praticamente Insigne è stato messo alla porta, lui non voleva diminuire l'ingaggio, che c'è. E quindi hanno trovato, poi a chi ha detto io contro il Napoli non ci gioco, quindi Questo in è vero. Italia non ci voglio proprio stare, in Italia non ci voglio proprio stare e manco in Europa perché contro il Napoli non ci voglio stare.
E poi è arrivata l'offerta di 11 milioni e mezzo netti al Toronto, come fai a rifiutare? Ah, che poi sono 11 milioni e mezzo netti. Poi vicino ci devi mettere, no, non, lui non paga niente, farà la scuola internazionale ai figli, tutti gli sponsor, tutti i benefit. A Toronto si vive benissimo. Poi uno mi deve spiegare come faceva a rifiutare questa offerta. Cioè, Possiamo quindi, per concludere, diciamo che De Laurentiis ha messo la porta Insigne perché si può dire che applicherà il ridimensionamento degli ingaggi, perché ha detto che ho letto anche che forse chi prenderà non vuole superare quei 3 milioni e 5, perché se avete letto non so l'articolo di Calcio e Finanza oggi, nel bilancio il Napoli ha chiuso a meno 58 milioni. Causa anche, se lo vuoi aprire Harry, su Calcio e Finanza, causa anche dei non ricavi da stadio che purtroppo hanno influenzato i 2 anni di Covid. Quindi la prima cosa è si deve tornare in Champions. Così è andata la vicenda Insigne, e martedì dovrebbe parlare l'agente Visacane, che spiegherà proprio questo. Poi se dice altre cose... Tanto l'articolo l'ho trovato e lo sto condividendo. Mi dici 58 milioni di debiti, mi sembra pochissimo a me che la mia Roma ce n'ha Beh, 400. a parte che no, non sono Eccolo qua, debiti, Napoli cioè ricavi giù questi e non sono rosso, debiti. in crescita 58 milioni nel 2021. Sì, meno 58. Cioè, ecco, il bilancio 2021, peggiore e rosso di bilancio per il Napoli, che ha chiuso l'esercizio legato alla stagione scorsa con un perdere 58,99 milioni di euro, con fatturato nuovamente in Nuovamente in calo per calo. l'effetto negativo dell'emergenza coronavirus. E quanto emerge dal bilancio a 30 giugno 2021 del club bartolomeo consultato da Calcio e Finanze. Nel dettaglio, la società di Aurelio De Laurentiis nella stagione 2020-2021 ha fatto registrare ricavi plusvalenze comprese pari a 228 milioni di euro. Cioè, tu, Simon, stai dicendo che per questo motivo Insigne non è stato rinnovato? Sì. Allora, a parte questo, no, questo non è il motivo principale, ma De Laurentiis non sopportava la figura di Insigne nello spogliatoio. Ma come mai? Lo posso Cioè... assicurare, Insigne non sopportava, perché De Laurentiis vuole fare sempre la prima donna, diciamocelo, e poi vi dico una cosa, ma può paga c'entrare l'ammutinamento dei Champions. a Infatti, se parte tu... quello, ma anche il caso, non so se ricordi il caso di Ancelotti quando De Laurentiis mandò la squadra È in questo ritiro l'ammutinamento, per sì, quello. l'ammutinamento, esatto, questo. Perché guarda se ci fai caso, Haaland è stato messo fuori, per una cifra bassissima è stato venduto. Haaland, uno dei protagonisti. Sì, Alan. Calleon non è stato rinnovato, uno dei Milik? protagonisti. Calleon che A l'ultima zero è stato partita, messo. sì, l'ultima partita Sulla Coppa... di Ancelotti si mise a piangere, andò anche a Esatto. abbracciarlo. Calleon è stato messo alla porta, senza rinnovare. Isai la stessa cosa, è un bene quello. Maximovic la stessa cosa, ma vedi, pur di perderli, De Laurentiis li ha fatti andare via zero. Quindi lui si fa capire che quel famoso ammutinamento, come dice Photoshop, non l'ha mai perdonato. Infatti, ci sono state anche, li ha portati in tribunale Maximovic e Isai. E poi lui in tribunale vince sempre, infatti ha Ah, vinto. ma pu pure Isai. Sì, ha vinto contro tutti e due Ma in tribunale. per Isai per cosa? Perché io su questa cosa non lo sapevo. Sempre per Per la l'ammutinamento. cosa, ah, per quello. Ah, Sì. ecco perché se n'è andato via, non l'hanno Tutti per rinnovato. quelli, anche Allan, ma ha vinto Al contro sì. tutti, eh. Ha vinto contro tutti. Lo sappiamo tutti quanti che De Laurentiis non sta simpatico a tutti. Ma comunque, secondo me, De Laurentiis, primo, si è un po' scocciato di questo calcio, perché è costantemente contro tutti nelle assemblee di Lega. Infatti Lessi, che era l'unico che voleva fermare il campionato per 2 settimane, e aveva tutti contro. Poi si è scocciato che i ricavi, non ricavi, e penso che, visto che il Bari molto probabilmente l'anno prossimo inizierà a salire in Serie B, ci potrebbe essere qualche offerta per il Napoli dagli arabi,
da qualche imprenditore Ah, potente. tu stai dicendo che lascerebbe Napoli per pensare solo al Bari? Esatto. Perché poi se il Bari arriva in Serie A, poi succede come l'Udito. E quindi lui è già avvisato. Vedi, l'Isaia ha dovuto pagare 40.000 euro. Esatto. Attenzione, c'è un'ultima ora. Cagliari e Bologna si Vediamo, gioca martedì. vediamo, vediamo. Martedì. Vabbè, martedì mi vedo i recuperi di Premier League, ci sono. Ma E non i c'è la tanti. Coppa Italia martedì subito. Eh, Sì. Bob, però questi due non giocano. Ah, non giocano, ok. Poi, infatti, Dice proprio fo Fonte Sos Fanta, dice così. Photoshop. Ok, comunque, a proposito di Coppa Italia, Torino-Fiorentina, ho letto che si dovrebbe giocare lunedì. E Sì, anch'io quello ho letto. infatti, il Napoli dovrebbe giocare mercoledì con la Fiorentina e andrebbe a slittare a giovedì se si giocasse lunedì la partita col Sì. Torino. Molto molto probabile, perché mi sembra, anche io ho letto che quelle partite che erano state rinviate per causa ASL si giocheranno, Esatto, sì. però di un giorno in più, giocheranno il lunedì. Harry, invece ti voglio fare una domanda a te. Tu Sì. invece cosa ne pensi del rinnovo di Kessié, visto che è un giocatore del Milan che è in scadenza? Ma guarda, ho capito solo una cosa, che non mi devo affezionare ai giocatori. Vabbè, ok. Mi ero affezionato a Donnarumma, a Çalhanoğlu, e da quei due là ho capito che Milan sta cambiando progetto. Milan pensa anche di abbassare i monti ingaggi. Ma quello è giusto perché il Covid purtroppo ha penalizzato. Eh sì, ma anche a parte quello, poi che chiede una cifra alta, che nessun calciatore del Milan prende ancora quei soldi, Mamma mia, no, mamma mia. l'ultimo è stato Donnarumma 6 milioni. No, scusa, La io mi vergognerei. cosa che gli rimane a Kessié, che farebbe la figuraccia, Mamma mia. è quello che ha detto la scorsa estate, che dopo le Olimpiadi rinnoverò il contratto, e quella cosa non c'è stato in questo momento. Intanto è arrivato un nuovo ospite, Nicolas, ve lo presento. Buonasera. Ciao Ciao Nico. Harry. Ciao a tutti, Ciao. eh. Ciao. Ciao, ciao. E se non vuole rinnovare, vada a prendere soldi dall'altra parte, o dal Tottenham, dal United, perché 10 milioni in Italia mi sembra che in questo momento non li 10 prende milioni a lui, nessuno. poi deve vedere gli Infatti. agenti. Gli agenti, eh Le sì. commissioni. Ma chi? Che sì? Sì, stavamo parlando di Kessié. Ma Tu no, non dico. rinnova sicuro. Ah, secondo te non rinnova? Ma no, manco per No, me. io sono dell'idea che non rinnova. Se voleva rinnovare, aveva già rinnovato. Esatto. Sì, anche secondo me. E di Insigne cosa ne pensi, Nicolas? Perché prima stavamo parlando Ma di Insigne. 15 milioni a stagione è buono, sono bei soldi, però io sarei rimasto a Napoli. mo, aspetta. Non so, Ma sai i fatti? per quale motivo Aspetta, saresti dico, rimasto a Napoli? sai i fatti come sono andati? No, no, Perché so che Insigne non era ben, no, come si se dice, vuoi ben visto te li magari. posso spiegare, perché già l'ho spiegato. Sì. Allora, praticamente martedì in teoria ci dovrebbe essere la versione di Vincenzo Pisacane, il suo agente, dovrebbe Ok. fare un'intervista dove spiega i suoi fatti. Un giornalista che segue molto da vicino il Napoli già ha anticipato qualcosa delle sue parole e praticamente ha detto che il 16 dicembre, precisamente alle 4, Lorenzo Insigne ha chiamato il suo procuratore Vincenzo Pisacane, supplicandolo, ma proprio supplicandolo, di chiamare il presidente De Laurentiis, cosa che la gente non voleva fare, cioè la gente per lui già voleva stare a Toronto. Ok. Supplicando il presidente di chiamare il presidente De Laurentiis e dirgli: guarda, dice al presidente, io Lorenzo Insigne resto qui con lo stesso ingaggio perché voglio giocare nel Napoli a 4 milioni e 6. Allora la gente dice: chiama De Laurentiis, però la risposta di De Laurentiis è un secco no, massimo ti posso offrire 3 milioni e 6 a stagione,
Se vuoi ti metto un bonus di 300.000 euro, però se fai 40 gol a stagione, cosa Vabbè, impensabile. quindi è impossibile. Quindi da lì Insigne si è accorto di essere stato messo alla porta. L'unica offerta che gli ha portato la gente è stata quella del Toronto e ha fatto benissimo ad accettare. Punto. Ma tu, Nicolas, Vabbè, lì. per quale motivo saresti rimasto a Napoli? Ah, essere una bandiera del Napoli, ovvio. Insigne da quanti anni a Napoli? Sono allora Da, 8 anni che dalle gioco con la giovanili. prima squadra, 8 anni che gioco con la prima squadra, però sono quasi 15 anni. Lui Vabbè, ormai poteva finire la la prima carriera lì. Esatto. presenza lo fece con Mazzarri contro il Livorno. I soldi li ha fatti, ma poi se non va d'accordo con De Laurentiis ha Esatto. fatto No, bene ad ma lui non va andarsene. d'accordo, infatti l'ho detto anche prima. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma loro già non andavano d'accordo perché De Laurentiis voleva fare sempre la prima donna, voleva sempre avere ragione. La goccia che fece traboccare il vaso fu l'ammutinamento. E infatti per quello, perché se ci fai caso, Calleon è andato via. Haaland, uno dei Certo. protagonisti, è andato via. Isaia e Maximovic sono stati portati in tribunale. Higuain Motok, stesso, Insigne. anche Higuain andò via per colpa di De Laurentiis, se non Sì, sbaglio. perché praticamente Higuain voleva dei giocatori forti accanto a lui perché pensava di poter vincere a Napoli, voleva però giocatori forti attorno e De Laurentiis non era d'accordo perché la sua politica la conosciamo e però portò 90 milioni a Napoli, capito? Che li Però fai, li Mertens butti? l'ha tenuto. Mertens l'ha Bisogna vedere a tenuto, fine però stagione. con un bonus alla firma, quello che cambia Ah, tutto, il bonus alla certo. firma. Ma secondo voi l'esultanza di Mertens durante il gol è una provocazione verso Insigne? No, secondo me no, perché No, sono troppo amici quei due. no. Ah, beh, no. Ha fatto quel segno perché no, io amo Napoli, lui starebbe benissimo a Napoli, infatti chiamerà il figlio Ciro. Cioè, Sì. No, chiamerà il beh, figlio ormai Ciro. è napoletano a tutti gli effetti. Sì, sì, sì. Ma poi Nicolas, Mertens è prima. forte. Sì. Prima stavamo parlando anche della situazione stadi. Tu cosa ne pensi? Eh Degli stadi? sì, che hanno abbassato a 5.000 spettatori, ma solamente per due Ma settimane. secondo me è una cazzata. Cioè, detto in poche parole. Come Secondo avresti me, reagito tu? boh, io non vado tanto allo stadio, sono juventino, però non vado tanto allo stadio. Però secondo me sta roba qui di chiudere o fare a 50 è una cazzata. A parte il fatto che chi ci ha veramente smenato, una delle squadre che ci ha più smenato è la Juve, perché se guardate da quando è iniziato il Covid e tutto, che la Juve è uno stadio di proprietà, ha perso una cifra di soldi. Infatti il Esatto. debito della Juve è così forte, così. Come posso dire, così elevato perché Anche ha per uno quello, stato di sì. proprietà e non avendo dei ricavi e deve pagare comunque alla Juve lavorano cosa, una roba intorno a 800 dipendenti, forse no, così ne più, così ne meno, comunque cioè tu devi pagare tutte quelle robe lì, poi non hai entrate perché comunque la Juve non sta facendo nulla e da quando c'è stato il Covid la Juve ha avuto un ribasso della Madonna per sta roba qui. Adesso una volta che tu fai, siamo tutti vaccinati quasi. Secondo me potresti mettere che o ti presenti col tampone e fai vedere che sei negativo e entri, oppure comunque se hai 3 dosi di vaccino, mi sembra una stronzata che adesso li richiudi di nuovo. Perché squadre come la Juve ci spendono un sacco di soldi. Esatto. Comunque volevo dare un'ultima ora proprio. Allora, confermato lo slittamento di Torino-Fiorentina lunedì, quindi allora, un attimo solo. Torino-Fiorentina lunedì alle 5 e Cagliari-Bologna martedì alle 20:45. Ok. Cagliari-Bologna. Cagliari-Bologna martedì alle 20:45 Giocheranno in compagnia quelli di Coppa Italia o giocheranno prima? O non si sa ancora l'orario?
Ah, questo non lo so. Aspetta, no. Perché martedì già c'è la Coppa Italia? Penso di sì, In aspetta, vado a settimana, sta in controllare. settimana la No, Coppa Italia. martedì non c'è la Coppa Italia. La Coppa Italia inizia mercoledì. Ok. Ah, lunedì Torino-Fiorentina c'è già Alle l'orario, 5. alle Alle 5. 5. Alle 5. Martedì, aspetta un attimo, mi sa che non c'è niente. Allora. No, martedì non c'è niente, allora sì. Allora sì, giusto, giusto. È ufficiale anche che quindi Napoli-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà giovedì 13 gennaio alle ore 18 Tre... anziché alle 5 e mezza. 13. Il 13 gennaio alle 18, sì. Ah, perché qua a me mi esce che è mercoledì 12. Però mo ancora devono aggiornare. Mo è Ah, devo arrivato aggiornare. perché mo Ah, la ok. Fiorentina gioca il lunedì col Torino. Sì. Ah, là, sì, allora sì. Allora sì, giocheranno giovedì quando c'è anche Milan Genova. Comunque, ma non voglio dire, però, meno male che il Bologna gioca martedì, perché domenica c'è Napoli-Bologna, Bologna-Napoli, e mo non è che mi voglio lamentare, però se il Bologna non avesse giocato manco martedì, cioè sarebbe stata una partita, il Napoli è più forte, sì, però gioca ogni 3 giorni con 13 giocatori, il Bologna sarebbe arrivato senza giocare una partita, e poi si dice che il campionato non è falsato. Ah, se il Hai Napoli non recupera i giocatori che ha fuori e va nel campo del visto Bologna che Zelischi è uscito così. positivo? Hai visto che Sì, Zelischi è ho uscito visto. positivo? Ma il Pensa. Bologna gioca contro il Cagliari? Col Cagliari gioca? Dovrebbe giocare martedì, l'avranno spostata, penso. Ok. Per il momento però è ufficiale il fatto della Fiorentina. Quello è ufficiale. C'è una domanda per Simone. Sì. Cosa ne pensa di Zwanzebe? Allora, a parte che è un acquisto in stile Anguissa, cioè rispecchia proprio la nuova politica di Aurelio De Laurentiis. Allora, serviva come il pane dopo l'addio di Manolas. No. Allora, l'ho visto giocare qualche volta. Già dai tempi del Manchester United e mi aveva fatto una buona impressione. Poi ho visto anche qualche partitina con l'Aston Villa, però purtroppo il problema è che gioca poco, cioè ha giocato poco con l'Aston Villa. Infatti la sua ultima partita risale al 5 Sì, novembre. ora vi dico anche perché, perché io sono un fan della Premier e c'è stato un po' di casini all'Aston Villa, ci sono stati. Ah, ok, vedi? Mo' bisogna, speriamo che sta già in buone condizioni, perché altrimenti deve fare come Juan Jesus che deve recuperare la condizione della partita. Comunque, penso sia un buon acquisto, perché poi alto, ho visto un fisico veloce. Speriamo, ce lo teniamo questi 6 mesi, vediamo come va. E poi si vede se nel mercato estivo si può riscattare, sperando che l'Aston Villa non spari cifre No, ma non è dell'Aston Villa, della Manchester United, sì, dell'United, Manchester United, sì, dell'United. scusate, Manchester United. United che sicuramente l'anno prossimo rivoluzionerà tutto, Sì. Dicono che Ronaldo potrebbe anche andare via. È vero che hanno offerto l'ultima offerta per Pogba di 31 milioni di euro all'anno, è vero? A chi? A Pogba, United. Ma non lo so, sai, Ah, non, Pogba no. su questo non l'ho No, letto, però perché avevo letto così. io so che Pogba non vuole rinnovare e vuole Vabbè, andare io via. so Che così. lui vuole andare via. Ma sicuramente tanti giocatori del United andranno via, Sì. come Cavani, Van de Martial, Van Beek, Van de Beek. de Beek, sì, Lingard. però bisogna vedere il prossimo allenatore, che molto probabilmente sarà Pochettino, cosa vuole fare con lui. Lingard andrà via perché non lo Mai. rinnovano. No, ma non ho mai giocato proprio anche, cioè, Sì, è un. sprecato, Cioè, proprio sprecato, cioè. ma non l'ho capito neanche perché l'hanno tenuto. Cioè, c'era il West Ham che lo rivoleva e non l'hanno dato. Ah, attenzione, visto è stata spostata anche la partita Bologna-Napoli.
si doveva giocare domenica alle ore 15, invece mo si gioca lunedì 17 alle ore 18:30. Per causa della Coppa Italia che è stata spostata. Anche per causa perché il Bologna gioca martedì, dovrebbe giocare martedì col Cagliari. Ok, Cioè, grazie quindi è mille. slittato tutto di un giorno della ripartita del Napoli, ovviamente. Meglio così, meglio così che non giocarla. Speriamo Comunque. che spero che il Napoli almeno recuperi Lozano per la Coppa Italia, Mario Rui. Ma adesso Allora, con Zielinski positivo, con chi gioca i Napoli? secondo me domani gioca Mertens dietro Petagna. Per forza, perché Ah, Elmas Petagna, no, non inguardabile. è, ma Elmas non ha i 90 minuti nelle gambe, assolutamente no. Poi quelli sono purtroppo. Tuanzebe forse viene in panchina e Fabianruzzi non si sa manco se ce la fa per la panchina. Poi ci sono Zanoli e Primavera, quelli sono. Allora, E della Roma, Gabri, c'hai qualche notizia? sì, no, volevo dire una cosa su Tuanzebe, visto che sono un fan grosso della Premier League. Allora, da quando se n'è andato via Dean Smith, allenatore dell'Aston Villa, ex allenatore, l'Aston Villa giocava con la difesa a 5, quindi tre difensori dell'Aston Villa, Minks, Konsa e Tuanzebe, giocavano ogni partita, quasi ogni partita. E stando con la difesa a 5 dovevano giocare tutti e tre, a parte House che rimaneva in panchina e ha segnato anche contro il Manchester United. Poi da quando è andato via Dean Smith è subentrato Steven Gerrard, che ha cambiato totalmente la squadra in termini di risultati, rose e tutto, e ha cominciato a giocare con una difesa a 4, con un 4-3-3, 4-1-2, e da là Tuanzebe non ha più trovato né spazio, né convocazioni addirittura, e quindi Addirittura, ha manco cominciato a convocato. soffrire lui, come però l'Aston Villa si è nettamente ritrovato, ecco, quando hanno cambiato modulo allenatore. Capisco, capisco. E sulla Roma che devo dire? Sulla Roma io dico solo tempo, aspettiamo un po', aspettiamo quest'anno, tanto lo sapevo. Non possiamo puntare alla Champions, quantomeno proviamo ad arrivare sesti, quinti, puntiamo all'Europa League e vediamo il prossimo anno. Quest'anno è troppo presto per dare giudizi, perché la squadra è ancora una squadra dell'anno scorso, a parte due o tre acquisti buoni, però io aspetterei, anche la Lazio di Sarri si è visto, va dato tempo, a parte magari l'Inter di Inzaghi che ha trovato subito un allenatore che ha saputo prendere la squadra al volo e migliorarla su quelle poche cose che poteva Sì, ma la migliorare. differenza è che Inzaghi ha ritrovato la squadra di Conte. Conte ha fatto un gran Conte. lavoro, è come Allegri che ha trovato la squadra di Conte ed è arrivato in finale di Champions. Così Esatto. appunto. Ma La Roma adesso poi poi bisogna essere ovviamente anche bravi ovviamente a Inzaghi e Allegri gestirlo. devono, sono stati anche bravi a mettere le loro idee, come voleva Sì, dire Henry, penso. infatti ricordiamo sì. che quando Allegri prende la Juve. Veniva da una Juve che in Champions faceva fatica, come Inzaghi con l'Inter. E Esatto, sì. sono stati No, anche perché bravi. diciamo che Conte si concentra solo sul cioè si è sempre quasi concentrato solo sul campionato. Sì, ma Sì, perché Conte ti che anche è costruisce un la squadra. errore. Sì, Esatto. ti costruisce la Qua la squadra. Eh mentalità, tutto. sì. No, questo Mentalità sì, perché vincente. se l'Inter è primo in classifica è anche in merito di Conte, perché Conte ha lasciato un segno lì in No, due no, anni. è solo merito di Conte. Sì, Fidati. però Secondo me è solo merito suo. no, la mano di Inzaghi c'è, perché non è No, su facile qualcosa c'è. andare in una squadra che c'è stato un casino in estate, ragazzi, ricordiamo, è andato via Sì, no, Lukaku, quello è vero, sì. Hakimi. La Sì, per società che stava quasi per fallire, per come era messa l'Inter, nessuno se l'aspettava una partenza così. No, no, quello. È stato bravo Inzaghi a inserire piano piano Cialanoglu, Dzeko, Dumfries Perfetto. che tutti dicevano che era un giocatore Ma mediocre. qua in Cioè, Italia subito si iniziano a mio avviso Dumfries è più completo di Hakimi. a. Starò dicendo Sì. una Sì,
Lo penso anch'io. Una stronzata, però Lo penso Dumfries anch'io, sì. sia in difesa e in attacco è un'arma in più. Lo penso anch'io. Si sta adattando al calcio italiano, che non è facile. Ci sono giocatori che vengono dall'estero e in Italia fanno fatica. Penso anch'io. Invece della Juve, Nico, cosa ti aspetti quest'anno? Non siete partiti Oh, molto bene. cosa mi devo aspettare? Mi aspetto un esonero di Allegri, secondo me a fine stagione. Mi aspetto che Agnelli si dimetta, Sì, dai. perché Anzi, io no, ma Agnelli non lo posso più vedere. sei contro Allegri tu? Cioè, non lo volevi? Il No, io suo sono contro ritorno? prima di tutto Agnelli, Ah. perché sta facendo un casino. Cioè, lui pensa solo ai soldi, che è anche giusto, però devi pensare soprattutto alla squadra. Lui non ci ha pensato in questi anni alla squadra, ha fatto solo casini. Ha tolto Allegri, ha messo Sarri, ha tolto Sarri, ha messo Pirlo, ha tolto Pirlo e ha rimesso Allegri, ma tu non puoi fare queste cose. Cioè, nella Juve ci sono giocatori che voleva Pirlo, giocatori che voleva Sarri e giocatori che voleva Allegri. Tu mi spieghi come una squadra così possa competere in Champions League? Come fai a dire in una conferenza che la Juve è una squadra che può competere con squadre di alto livello, per esempio in Champions League, follia, è una squadra competitiva. Come fai a dirmi una cosa del genere? Con un centrocampo che abbiamo Arthur, Ramsey, Rabiot, Alexandro, che mi sembra, se mi metti lì terzino sono più bravo io. Alexandro ormai è un ex giocatore da 3 anni. Ah sì, Ma il ma cioè, Newcastle ha perso siamo. con il Cambridge. Sì, 1-0. Mamma mia. Chi? Il Newcastle Ha Ah perso con sì, il io lo so, Cambridge. ma sono messi male loro. Eric, c'è una domanda per te, qualcosa sul Sul mercato del mercato Tottenham. del Tottenham. Mercato del Tottenham. Ma Qualcosina so pure io. il Qualcosina so Tottenham pure io. vuole fare il centrocampo, sta pensando di prendere un centrocampista, sta provando di prendere Eriksen. Sì, ho Ho sentito sentito pure. anch'io Eriksen. Ma io avevo letto anche McKennie, mi sbaglio. Sì, Anch'io ho letto McKennie. forse qualche mese fa. Rumors, però non, a Conte non penso che gli piace, perché non è proprio un giocatore adattato a un gioco di Conte. Conte al Tottenham non sta usando il 3-5-2, sta usando il 3-4-3, Sì, e vuole Eriksen, che è uno che palleggia lì in mezzo al campo, è uno che difende, che uno che o è che sì o Brozovic, ma Brozovic penso molto rinnova, probabilmente no, rinnova rinnova. con l'Inter, se non succede qualcosa di strano. E poi Vlahovic, loro vogliono provare, però la vedo difficile questa sessione di mercato. Poi No, non credo. devono Se non fare. vende, se non dà via No, Kane, non lo prende Vlahovic. sì. Ma secondo me tutte e due possono giocare, perché il Tottenham sta cercando un vice Kane. Ha una punta, il Tottenham. Se gli fa male Kane, chi gioca? Non gioca nessuno, Non pare. c'è Cioè, gioca. nessuno. Se vuole, se proprio prende una punta, Conte prenderebbe Lukaku, secondo Sì, me, ma voi piuttosto che secondo Vlahovic. me Vlahovic non accetterebbe mai lo panchino. Cioè, Sì, perché ma uno come vai, lui ma deve bisog ma giocare, bisogna uno ma come lui deve bisogna giocare. bisogna anche vedere, perché cosa gli offrono, perché se gli offrono il denaro. Ma Cioè. Vlahovic fino a fine stagione sarà la Fiorentina sicuro. Sì, Ormai ha quello detto che sì. poi vuole portare la Sì. Fiorentina in Europa. Su Vlahovic so anche una notizia, cioè che l'Arsenal sta provando di tutto, ma Lui il problema è rifiuta. che non è che Lui lui non è che lui rifiuta, ma il problema è la gente non sta rispondendo alle chiamate. Mamma mia. Comunque Vlahovic avrei. di questa cosa, cioè, non sa niente. Io spero fortemente che venga la Juve a giugno. Ma secondo me Vlahovic rimarrà fino a fine stagione Sì. e vedrà la squadra che è in Champions. Ma io lo vedo più in Premier League che in Serie A. Sì, anch'io. Perché 80 milioni in Serie A non c'è nessuno che li può offrire. Prima era la Juve, ma la Juve con i problemi economici che c'ha la vedo dura. Sta facendo fatica a prendere Icardi, pensate. Ma questo non va in Champions. E No, comunque se sul non va in Tottenham. Champions se lo scorda Vlahovic. Posso fare una domanda a Nico, visto che ti chiedo della Juve?
se la Juve veramente non dovesse andare in Champions, secondo te Agnelli non penserebbe a un esonero di Allegri e proverebbe a prendere Gennaro Gattuso? Io penso che se Allegri, cioè se succederebbe che la Juve non andasse in Champions, Allegri non verrebbe mai esonerato da Agnelli, perché se esonera Allegri, come si dice, deve andarsene anche lui. Perché Ho cioè, capito, dovrebbero fare una tipo una cosa gli ha rescissione. fatto? Un contratto da 4 anni? Di 4 anni? 4 anni Quattro da 1 anni a milione, 9 milioni, dai, ma io non, pe ah, non, non, penso, non uno che penso, non se lo può non permettere. penso, Sì, non però. penso che lo manda via perché Agnelli No, no. punta tutto su Però Allegri. è sbagliato già prendere uno che non fa Sì, calcio, cioè, sincero. io rispetto l'opinione di tutti quanti, però Allegri è venuto in questa Juve che non era la Juve che aveva lasciato, perché No, questo lo so. la Juve di Allegri Questo sono d'accordo. era una macchina che correva, che macinava Su questo punti. sono Ma d'accordo che era si è un'altra perso un po'. squadra. Si è perso, Sì, era appunto. un'altra squadra, ma Però non. sono arrivati Sarri e Pirlo. Gli hanno mandato via alcuni giocatori che Allegri aveva in rosa, come Emre Can, come Khedira, Matuidi, che non li ha più in rosa. Sì, Hanno vabbè. L'errore che ha fatto la Juve. preso. Sì, vai, vai, Nicolas. L'errore che ha fatto la Juve è stato puntare su Cristiano Ronaldo quando avevi un centrocampo finito e quindi tu quei 100 milioni li devi usare per il centrocampo perché dovevi rifarti un centrocampo. Adesso noi ci troviamo in questa situazione perché hanno voluto puntare su Cristiano Ronaldo per vincere la Champions. Ok, ma tu prendi Ronaldo che ti segna, serve qualcuno che lo serve. Perché Ronaldo faceva 50 gol al Real Madrid, ma che centrocampo aveva Real Madrid? Cross, Ma dai, Casemiro, Casemiro e Modric, sei Modric. cross. Ma Cross, Casemiro e Modric. di cosa stiamo parlando? Cioè, Però, ti dico una anche cosa. per quel motivo Marotta andò via, perché Marotta Marotta se n'è andato proprio ha per quel motivo, Quel perché motivo, non per quel aveva quei motivo, crediti. no, Voleva ma Ronaldo. è andato contro Agnelli e Paratici per la scelta di Non Ronaldo. voleva Ronaldo. Ma Sì. infatti Marotta Bravo. aveva lanciato un segnale dicendo: guardate che se prendiamo Ronaldo c'è un problema di bilancio dopo. E Sì. infatti la Juventus sta No, avendo guarda, problemi. ti posso dire che l'unico motivo per cui l'Inter l'anno scorso ha vinto lo scudetto e l'Inter sta tornando a Marotta. vincere perché ha preso Conte e Marotta. Perché Marotta è uno Esatto. che davvero ci capisce di calcio e di giocatori. Perché ha preso Dzeko a zero, hai visto, l'ha rimpiazzato Luca. Ha Çalhanoğlu a preso Correa zero. che l'ha pagato 20 milioni. Dumfries Çalhanoğlu a che zero. ha preso al posto di Hakimi. Cioè, veramente adesso ha preso No, no, il portiere in a zero realtà ha dall'Ajax. fatto. No, ha venduto Hakimi a 70. Bravo, Dopo una che avevano stagione tipo all'Inter. 100 milioni di debito. Dopo una stagione all'Inter. Ha venduto Lukaku a 115 che è diventato un problema per il Chelsea. A Bravo, 115 l'ha bravo, bravo. rimpiazzato con 0 a 0. Con tutti questi soldi ha preso 0 a 0. Dumfries a 12. Çalhanoğlu a 0. Correa. Poi ha preso Correa e c'ha 20 pure i milioni. soldi. E con quei soldi ha rinnovato Barella, Lautaro e Brozovic. Ah, vedi tu. Per, No, questo mamma perché mia, Marotta è Marotta è uno migliore. intelligente che sul calcio ne Migliore. sa. Ha Ma preso Marotta Onana. era. Sì. Ma Marotta aveva preso Pogba alla Juve a zero e l'ha rivenduta a 100 milioni. Ma anche Cioè. Vidal. Vidal, Anche Vidal, bravo. che caspita lo conosceva Vidal? Nessuno. Quando No, venne poi. alla Juve, mi ricordo che dicevano quello della vasca, della schiuma, una roba del genere, che lo prendevano pure in giro. Adesso non mi ricordo. Sì, Bagnoschiuma. ecco, bagnoschiuma, ecco. Comunque ho due cose da dire Sono sul d'accordo Tottenham, con lui. che Lloris è vicino al rinnovo, prima non lo era perché da Nuno Spirito Santo non era visto bene, comunque come alternativa c'è Henderson del Manchester United che è in uscita, Lo Celso, Winks delle Alli, Bergwijn Sì, offre 10 milioni per un quinquennale. Avevo letto un commento di un ragazzo che diceva ha letto su Lamptey del Brighton che Sì, è valutato 50 milioni adesso. l'ho data io la notizia. Il Sì. Però Brighton chiede 50 milioni, ma bisogna vedere adesso il Tottenham cosa vuole fare. terzino veramente promettente, eh? L'ho visto Sì, è giocare giovanissimo, il prezzo. 20 anni, Sì, 20 anni mi sembra, ecco. del Chelsea, era del Chelsea, quindi occhio, eh? Occhio anche a Ma lui.
Rimanendo sul tema della Juventus, c'è la Juventus, c'è Simo, aspetta, sì, Sì, dimmi. Nicol, no, no, Simo, Nicolas, c'è stato anche un errore sulla gestione della difesa quando avevi Demiral e Romero. Bravo, Romero. Guarda, con De Ligt, Demiral e Romero eri a posto per 10 anni, anche Pellegrini a sinistra, eri a posto per 10 anni. Adesso invece hanno dato via Demiral, Romero, De Ligt, vedrai che se la Juve non entra in Champions o Chiesa o De Ligt se ne devono andare. E sicuramente erano via De Ligt, perché comunque 100 milioni lo vendi, anche di più. Cioè, a È mio un avviso, cioè, casino. è stato un errore mandarli via perché oggi, se ti fa male Bonucci e Chiellini, che hanno l'età avanzata, ti ritrovi con De Ligt e Rugani. E Rugani, dobbiamo giocare con Rugani, e Rugani che è una mezza sega. Cioè, è stato un errore proprio di Paratici mandare via Ah, Romero, sì. cioè, ma l'ha venduto a 13 milioni se non erro all'Atalanta e se l'ha ripreso L'ha preso a al 60. Tottenham quasi 60 milioni, cioè una roba follia. Ma Cioè, guarda che ma cioè, la Juve andrebbe c'è rifondata. stato un errore proprio di valutazione. Cioè, poi pure Sì. Demiral, cioè tu lo prendi e poi lo vendi dopo 2 anni. Cioè, che senso ha allora? Perché Chiellini quanto ti può durare? Un anno ancora? No, Chiellini secondo me a fine stagione lascia. Sì, fai Ma molto. no, 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 mi sembra che ha Ah. rinnovato un altro anno perché c'è il mondiale, Sì, penso. solo quello. Ah, vero, Che, bravo, bravo. bo, bo, Sì, ma Bonucci? Chiellini ormai non è più come una volta, non ti fa tutte le Sì, partite. infatti, Non puoi pretendere che ti que faccia tutte le quel, partite. quello dico io, cioè c'è stato proprio un errore di valutazione da parte della vecchia Ma gestione. Di vedere che Paratici. hanno. Basta vedere che ci hanno detto che Ronaldo se n'è voluto andare via gli ultimi 3 giorni di mercato, quando sicuramente non sarà mai stato così, però non ce l'hanno detto, no? E all'ultimo tu cosa vuoi prendere? Ken, che Ken l'avevi venduto qualche anno prima, a tipo 30 milioni, e l'hai ripreso 2 anni dopo a di più, te lo paghi di più adesso, l'hai pagato di più, che fa panchina. Mi sembra Cioè. che col diritto. Se non erro, Sì, ragazzi. Obbligo? no, 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 mi sa che cioè, la devi sapere per forza. Mi Tanto c'è Manu che sembra che sia dice: così. Esatto. Allegri sa gestire, non sa costruire. E questa Juve deve essere ricostruita. Sta rovinando anche Chiesa Sono lì d'accordo, eh? con il suo non gioco. Ma Chiesa. Su Chiesa. No, no, c'ha Non... ragione. Chiesa lo sta Sono d'accordo. rovinando. Perché se Ah, fai però, Pearson. guarda che anche Chiesa bisogna capire cosa vuole fare anche lui. Perché, No, Chiesa rimane. no, ma sul gioco di Allegri, cioè, contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo. Se no, avrebbe giocato male se non funziona Sì, nel gioco ma di Allegri. tu Chiesa, Morata e Dybala non me li fai giocare in centrocampo? Cioè, capisci che non possono rientrare giocatori di Locatelli? Ma secondo me, a mio avviso, io penso che Allegri è venuto, sapeva com'era la Juve, ha detto: il centrocampo non è forte, provo a No, subire il centrocampo mio non c'è gol. proprio. No, provo Cioè. a puntare sulla difesa per subire meno gol e partire in contropiede. Perché se andiamo a Ma. vedere, se andiamo, ma non è colpa perché. Se vai a vedere i centricampi che aveva Allegri alla Juve, rispetto a questo, era superiore quegli anni precedenti. Primo anno aveva Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio. Poi il secondo anno aveva Khedira, Pogba, Marchisio. L'anno dopo aveva Pjanic e Khedira. Poi questi sono andati via Ma e quello ha. se tu sai che la Juve è una squadra che O è comunque deve stato un essere errore riformata, riprendere Allegri? O è stato un errore no, riprendere Allegri? O è stato un è stato un errore errore ovviamente prendere Allegri. ad aver mandato via Allegri 2 anni fa? Vorrei O prendere una dei due? O è stato un errore. allora Allora, la prima è stato un errore di prenderlo. ti dico la mia, secondo Quello. me se tu proprio vuoi mandare via Sarri, quell'anno lì che mandato via Sarri, mi prendi Pirlo, tu l'anno dopo a Pirlo, che comunque si è qualificato in Champions League, lo tieni ancora un anno.
Esatto. Lo mandi E così, ma cerchi più di che altro per far rispetto verso di ridare lui e per continuità. quello che ha fatto per la squadra, perché comunque Esatto. Pirlo, cioè, se fai vedere, allora, cosa è successo con Pirlo? Certi giocatori sono migliorati, come McKennie, Chiesa ha Sì. fatto un miglioramento della Madonna l'anno scorso, Il migliore, sì. quest'anno Chiesa Il non è sempre migliore. lo stesso, sta peggiorando, Chiesa sta peggiorando Ma per Allegri, in alcune partite, però, in certe, come in Champions, è stato più decisivo lui quest'anno in Champions. Ha segnato col Chelsea, ha segnato con lo Zenit e altre partite. Poi ha segnato contro il Napoli. Ricordiamo che è stato anche infortunato, è rientrato No, sì, lo dall'infortunio. so. Ma bisogna anche adesso vedere come sarà gestito da Allegri da qua fino alla fine della stagione. Secondo me l'unico modo per salvare la stagione è che adesso la Juve va sul mercato e prova a prendere Icardi e mi dà via Morata, perché Morata ormai Morata non è da Juve, cioè Morata se ne è andata dalla Juve. E mi prendi un centrocampista. Ma come mai questa involuzione di Morata? Vi ricordate Morata i primi 2 anni Sì. alla Juve, che giocatore era? Sì, Secondo ma me è un poi Morata è problema andato via dalla Juve. esclusivamente mentale. Secondo Cioè, me. Bravo. Morata è fragile È mentalmente. da qua, è da quando è andato al Chelsea che è cambiato. No, ma Bravo. mentalmente proprio. Per me l'errore è stato proprio colpa sua a essere andato al Chelsea, dove giocava con una punta, perché Morata non è una prima punta, bisogna dirla la verità, è più una seconda punta. Cioè, alla Juventus di Allegri, quando giocava col 4-3-1-2 il primo anno, Morata giocò da seconda A fianco punta, a facendo Tevez. Fianco a a Tevez. fianco a Tevez, Wow. portando la Juve in finale di Champions. Anche il Sì. secondo anno, al secondo anno, o giocava lui insieme a Mandzukic o Dybala, si alternavano, o spesso o Morata con Dybala. Morata Sì. ha più reso la seconda punta che la prima punta. Io sinceramente non riesco a capire perché l'hanno ripreso, perché si sapeva che la Juventus negli ultimi anni ha sempre giocato con una punta. Se No, ma no, se andavi a prendere già prima Ken o Icardi. ma la Juve voleva prendere Suarez, vero? Poi dopo ha Sì, preso Morata. ha preso Morata perché poi Pirlo ha cambiato idea, ha detto portami Sì. Morata. Poi il gioco di Pirlo dall'anno scorso non si è anche capito, perché cambiava 100 volte il modulo, non sapeva qual era il vero modulo della Non ha Juventus. manco mai allenato. Sì, ma a parte Vabbè, quello, cioè, infatti. a volte usava il 3-5-2, a volte il Sì. 4-4-2, a volte il 4-3-3, non si capiva mai una mazza. Ma anche quest'anno Allegri sta cambiando troppo. A Sì, volte è fa il vero. 4-4-2, Quattro poi fa 4-3-3, 4-2-3-1. Ma qual è Guarda il che vero modulo di Allegri di quest'anno? non c'è Questo un ti vero fa. Cioè, modulo. Allegri cosa con che. l'Empoli ha giocato con Danilo davanti alla difesa. Cioè, Danilo è un terzino. Lui me l'ha messo davanti alla difesa. Ma lei che non Cioè, fa puoi non quello, conoscere secondo la squadra, ma devi sapere almeno i giocatori dove devono giocare. Non me lo metti davanti alla difesa, che poi ha fatto una bella partita, poi lì abbiamo perso 1-0 allo Stadium con l'Empoli, vabbè. Però, Alex dai. dice: Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 per me quest'anno. Siete d'accordo voi, Sì, ragazzi? anche secondo me il modulo migliore con cui ho visto questa Juve è Sì, ma 4-2-3-1. io infatti l'ho detto. Domani ho letto che forse giocherà con questo e sono pronto a scommettere che domani Da Sky ho la visto prima Juve formazione fa tre gol alla 4-3-3. Roma. No, io invece ho letto che forse giocherà 4-2-3-1 con i due che saranno Locatelli e Bentancur. Sono pronto a scommettere che domani la Juve farà tre gol alla Roma se giocherà così. Oh, fammi grattare. Ma questi veramente, Ma questo non lo so. Però sarà se gioca un come ha giocato con caso? Napoli, No, mi credo vai. che faccia la Allora, finale. io. Allora, secondo me il problema non è manco di modulo, ma io no. È dei Tu giochi, no? Tu Allegri. giocatori, tu dici? Ah, sì, perché allora c'è ragione, perché se stai a vedere, allora la Juve con Napoli ha giocato con Alexandro e davanti a Alexandro c'era Rabiot su quella fascia. Cioè, No, ma io a io parte questo. Alexandro ha fatto solo casini, errori. Rabiot non l'ho manco visto perché Rabiot fa cagare. Quindi, Comunque, sto cioè, io dicendo. spero Mo. che mi cambi qualcosa. No, mo, la Juve, dopo aver pareggiato, dopo che Chiesa ha fatto gol al 54esimo, perché Allegri dice
gestiamo la partita, stiamo, accorciamo un po' più indietro. Perché devi Vabbè, ma lì. secondo me perché la Juve a centrocampo non c'ha gioco Ma pecca in troppo, quel caso però, lascia troppo agli ma in avversari quel ad caso, attaccare. Harry, in quel caso devi sfruttare il fattore psicologico, Lo perché il so. Napoli poteva crollare, il Napoli aveva 11 giocatori, se crollava qualcuno non aveva ricambi. No, Lo guarda, so, con tutto rispetto per però. il Napoli, poi mia nonna è anche di Salerno, così comunque napoletano tutto, posso dire che la partita di Napoli andava vinta. Il Napoli si è presentato a Torino con un sacco di assenti. Poi mentalmente, secondo me, il Napoli non era al top della forma. Quindi tu quella partita devi vincerla, punto. No, ma il Non Napoli, esiste che vai a allora, pareggiare col Napoli. il A Napoli, questa Juve sì, dico, gli manca un giocatore che trascina. Cioè, l'anno scorso che c'avevi se la prende sulle spalle, l'anno scorso c'avevi Cristiano Ronaldo. in parte Quest'anno Chiesa. chi è il giocatore che si prende la Juve alle spalle? Nessuno. O forse Chiesa, però Dybala, dovrebbe dipende. essere Forse Chiesa, Chiesa o Dybala. Dybala, però Dybala quest'anno quante volte l'hai visto? Poco. Cioè, non è più Perché il purtroppo. Dybala di 2 anni fa. Dybala dopo Sì, ma l'infortunio che ha avuto 2 anni fa, l'unico che non sa è stato gestire più palle e lui. pareggiare è lui. Lo so, È lui. ma da quant'è che lo stiamo aspettando Dybala? Comunque, stavo Sono dicendo, 2 anni. lo so. Visto che Nico diceva la Juve doveva vincere, il Napoli giocava con un terzino sinistro, Gullam, camminava in mezzo al campo, camminava. Lui ha Bravo. fatto una buona partita. Gullam si dice ha fatto una buona partita perché è stato aiutato da Insigne e da Juan Jesus. Poi che abbia fatto una partita attenta, su questo non ci sono dubbi. Ma lui camminava perché, se andate a vedere le statistiche, Insigne fa ben 8 recuperi difensivi. 8 recuperi difensivi, che fa capire che quello era il punto debole del Napoli domenica e non è stato mai sfruttato, mai. Poverino, Ma poverino Culam, Gullam, perché Gullam, troppo forte. era un signor giocatore. Sì. Era. Il Napoli sto pareggio dovrebbe festeggiarlo, perché Sì, comunque io per non come si è festeggio, ma diventato. Questo è più un punto, cioè un punto guadagnato per il Nico, io non l'ho Napoli festeggiato, e anzi. due punti persi dalla Juve, perché la Anzi, mi sono Juventus. mangiato le Sì. mani, mi sono mangiato le mani perché si poteva anche vincere, anche se eravamo 11, mi sono mangiato le mani perché si poteva anche vincere, ma io ho festeggiato quel punto, ho detto ce li teniamo a distanza, meno 5, perfetto. No, ma sai qual è il problema? Che nel secondo tempo la Juve è entrata anche bene in campo. Io ho visto anche bene, Quello secondo me, dico, la Juve è entrata. ha creato tanto. Chiesa infatti dico, è ha uno dei trovato il migliori, gol stanno. dopo 9 minuti dell'inizio del secondo tempo. Infatti, Sì, quello, ma ma perché se ci appena fate. fa gol si Dico mette io dietro? cosa è successo. In pratica si è alzato il tono del pubblico, perché ovviamente quando la Juve pareggia, il pubblico spinge, perché vuole un altro gol. Allegri fa. Calma, non stiamo a sentire il pubblico. Ha detto una cosa del genere, adesso non mi ricordo. Secondo Sì, me i giocatori, anche l'ho lui l'ha detta letto. male, i giocatori l'hanno intesa male, e magari lui voleva dire: non facciamo la cazzata che abbiamo fatto col Sassuolo, che cercando il gol abbiamo preso gol alla fine. Che ci può stare come cosa. È quello che ho detto anch'io, che Allegri punta più a subire meno gol e partire in contropiede. Infatti le azioni della Juve contro il Napoli sono state frutti tutte di ripartenza con Chiesa. Chiesa è stato l'arma in più di quella Juve. Sì, Infatti ma se tu. le occasioni pericolose le ha avute tutti Chiesa. Sì. Ma se tu devi. Allora, una volta che vai sull'1-1 devi spingere. Cioè, la Juve doveva spingere perché non si doveva contare di un punto. Anche se per caso il Napoli ti segna il 2-1, ci hai provato. Non che hai abbassato. Guarda che la Juve, dopo che ha segnato l'1-1, si è abbassata. Si è abbassato un sacco. Ah, vero, Cioè, vero. Morata e Ma Dybala si è poi, abbassato. era molto, ma molto passiva. Ma Ma proprio siete sì. d'accordo cosa dice? Manu dice Chiesa uno dei migliori diventa fare strappi da 70 metri. Pensate giocasse più vicino alla porta. Poi dice, aggiunge un'altra cosa. Chiesa va usato come lo ha usato Mancini Ma all'europeo. pure come l'ha Bravo. usato Pirlo l'anno scorso? Perché Bravo, l'anno scorso Pirlo ha fatto 12 gol. Cioè. bravo. No, ma Chiesa è un fenomeno. Chiesa è un fenomeno. Vedrai che Chiesa farà tanta strada. Non so se la Sì. farà la Juve o qualche altra parte, però la farà tanta strada. Ma secondo me fra 2 anni
Lo vedremo in Premier League, la vedo dura che rimane in No, Serie. secondo me se la Juve si sistema anche con sistema in centrocampo così, la Juve potrebbe mettere delle fondamenta per andare a competere in Champions League e ovviamente tornare in campionato. Ci Ma vuole tempo, ci vuole l'uomo adatto, perché Allegri secondo me non è l'uomo adatto, servirebbe un uomo tipo Conte, tipo Gattuso, tipo Italiano con la Fiorentina. Figa, la Fiorentina gioca il calcio come il Premier, è spettacolare, tanta roba, è sì. tanta roba. Ma poi la Fiorentina accetta il rischio. Cioè, Bravo. io ricordo la partita col Napoli che Ma c'era Osimhen, anche contro l'Inter con il Milan, così gioca. c'era accetta il rischio, c'era Minchia. Osimhen che quando attacca la profondità diventa devastante. La Fiorentina giocava con i piedi nella metà campo del Napoli quando il Napoli aveva palla. Accetta il rischio. Ma hanno anche un allenatore che gioca un calcio diverso. Cioè, guardate anche lo Spezia dall'anno scorso. Lo Spezia dell'anno scorso non era una squadra semplice a affrontarla in casa loro. In casa loro. Ha battuto il Milan, mi sembra. Ah, sì, ha battuto il Ha Milan, il battuto la Napoli. Roma. Il Ha fatto Napoli del Napoli al ha Maradona. pareggiato Minchia. con Ha l'Inter. fatto del Napoli al Maradona con Ha l'italiano. pareggiato con l'Inter. Ci ha battuto pure con Thiago Motta, vero? Ah, quest'anno vi ho battuto senza tirare in porta, tra l'altro. Cosa. Allora, ma là purtroppo quando ti mancano quei 4-5 giocatori titolari, è vero, con lo Spezia non devi avere scuse, però in parte hai ragione, in parte no, perché quando mancano i giocatori e devi giocare con 11-12 giocatori ogni 3 giorni ad alta intensità, è abbastanza difficile, cioè, perché poi vieni da una partita da Milano dove l'intensità era stata alta. Poi devi fare il viaggio, le cose. I giocatori sono sempre gli stessi. Però il Napoli le Capisco occasioni le ha quello. create. Vedi, ma Lozano è stato guardabile. Ma Lozano è stato guardabile. di Bernardeschi, cosa ne pensate Bernardeschi di Questo è un altro quest'anno? perna che secondo me ci sono alcuni giocatori che, come dire, soffrono il peso della maglia. Cioè, Quest'anno è proiettato forte con Allegri. sì. Vuoi sapere cosa pensi di Bernardeschi? Sì. Secondo me se ne dovrebbe andare dalla Juve. Allora, no, ok, aspetta, detto così sembra che poi io ce l'ho con lui, non ce l'ho Sì. con lui, per gli anni passati a me non mi interessa. Io ho sempre detto che non è un giocatore da Juve. Poi quest'anno ha fatto vedere delle cose diverse. Con Napoli non mi è piaciuto perché comunque ogni palla che prendeva sembrava che doveva tirare in porta, doveva fare tutto lui. Sarebbe qua, non mi piacciono, volevi fare tutto da solo, ma secondo me. Sì, ha fatto dei miglioramenti rispetto all'anno scorso, nel senso che senza di lui magari adesso non segniamo nemmeno con. Ho visto che ha fatto un po' di assist e ha segnato anche un gol dopo un anno. Però io spero che Bernardeschi non rinnova con Comunque la Juve. Benzema è arrivato a 300 gol con la maglia del Real Madrid. Vedi, Benzema è uno che vorrei alla Juve come numero 9. Ultima ora, Gianluca Scamacca sarà disponibile per la gara di domani contro l'Empoli. Ah, allora fammelo mettere al Fantacalcio. Ci sarà, però bisogna vedere se giocherà titolare. Beh, io lo metto lo stesso. Anche Samacchia è un altro che sicuramente avrà un Henry futuro. Fonte? Henry Fonte? Aspetta, mi sa che era la data Sky Sport, Ok. se non Comunque erro. ha raddoppiato il Reale. Indovinate chi ha segnato? Benzema. No, l'altro Rodrigo. Vinicius. Mamma mia, Vinicius. è Vinicius, esploso quest'anno. un'altra Quest'anno è domanda. esploso. Devo farti anche una domanda, visto che sei tifoso di Napoli. Sì. Ma come mai Ancelotti a Napoli non è funzionato? Cioè. Allora, secondo me, come per Mourinho, Allegri, Ancelotti è uno che nel gestire i campioni è il migliore, penso anche di tutti i tempi. Se ha dei campioni tra le mani, te li gestisce. Purtroppo a Napoli avevamo, diciamo, un giocattolo perfetto, cioè è stato il successore di Maurizio Sarri, che aveva creato un giocattolo perfetto. Purtroppo l'ha voluto smontare con le sue mani, cambiando anche modulo. A volte passava al 4-4-2, giocava con Lozano punta,
cosa inspiegabile, Fabian Ruiz esterno, Insigne sottopunta. Però devo dire che le emozioni che ci ha regalato lui in Champions non ce le ha regalate nessuno. I due gironi di Champions che abbiamo fatto con Ancelotti sono stati emozione pura. Sono proprio sincero, quando si inventò quelle partite in Champions con Maximovic più bloccato dietro, con Liverpool, Paris Saint-Germain, furono un'emozione pura. Quando Insigne Il si è Napoli adattato. è stata l'unica squadra ad aver battuto per 2 anni consecutivi il Liverpool. Esatto, quando segnò, quando l'1-0 proprio del capitano all'89esimo nel girone col Paris Saint-Germain fu proprio emozione pura. Purtroppo è andata così. Il rapporto anche con De Laurentiis si è incriminato perché De Laurentiis Infatti, lo sì, ha un carattere proprio. ma anche per il mercato, perché lui voleva giocare con un modo diverso, chiedeva il Poi trequartista, voleva il trequartista, il voleva trequartista, Ames, esatto, voleva perché il Ames. Trequartista non ce l'aveva. Sì, Esatto. cioè, poteva utilizzare Ritardano aveva Zirinskij. Zielinski, però non aveva il Poi vice. in quell'anno Perché tutti lo sappiamo che Ancelotti gioca sempre o Sì, col sì. 4-2-3-1 o col 4-3-3, però Ma col infatti 4-3-3 non, cioè, l'ha usato all'inizio, poi quando subivate troppi gol l'ha cambiato. sì, allora in realtà il primo anno che chiudemmo secondi dietro la Juve ci furono alti e bassi. Sì, la prima parte era partito forte, poi c'è stato Esatto. a dicembre, dopo la sconfitta con l'Inter, c'è stato un calo. Lì è partito. No, ma poi quell'anno, il primo anno, fu anche quando se ne andò Hamsik, e lì successe ancora come Insigne, sempre Sì. De Laurentiis a metterlo alla porta. Lì se ne andò subito a gennaio perché arrivarono anche i soldi cash. E non mi Sì. nascondo che se arriva qualche offerta pazza del Toronto che lo vuole prendere già a gennaio, il capitano se ne va subito. Poi l'anno dopo, no, arrivavamo secondi in quell'anno. L'anno dopo facemmo la campagna acquisti che prendemmo Manolas, poi chi prendemmo? Mi sembra che prendemmo anche Lo qualcun altro. Lozano, Svanano. cioè volevamo proprio vincere il campionato. Avevamo detto che poi si parlava infatti di Manolas e Koulibaly come una delle coppie più forti al mondo. Manolas al Napoli non si è visto mai quello della Roma, Fallimento mai. totale, sempre in infermeria. Comunque, che il Napoli doveva vincere il campionato. Infatti, la prima partita vincemmo 4-3 a Firenze, poi perdemmo 4-3 a Torino con l'autogol di Koulibaly, che purtroppo Ancora la Juve. dalla Coppa d'Africa tornò malissimo, era irriconoscibile. Arrivò fino in fondo, non poteva fare la preparazione con la squadra, fu irriconoscibile quell'anno. Poi infortuni, cose così, e poi verso dicembre iniziamo a perdere un sacco di punti e chiamammo La dal Tuzzo, che ringrazio, adesso lo crisi. ringrazio perché ci ha portato una Coppa Italia. Sì. La crisi del Napoli di Ancelotti partì dopo il pareggio con l'Atalanta, se non erro, Ah, che sì, ci fu lo scandalo scandalo di del Kjær rigore, Llorente. no, sì, Kjær Llorente, di io ero allo Kjær, stadio, io ero che allo stadio, Kjær dopo viene al Milan, io ero allo stadio perché quella po partita. poi, poi scoppiò il caso degli stipendi, Esatto, l'ammutinamento, quello sì, là che parlavamo prima, che parlavamo prima. No, perché io ero allo stadio in quella partita. secondo me c'è. Ancelotti andava un po' gestito meglio, lo sapeva anche, Però no, purtroppo, lo sapeva anche De Laurentiis però che io Ancelotti non quando capisco ti perché. viene li devi fare la squadra, perché Ancelotti ti chiede i giocatori. Ho capito, ma devi saperlo anche Ancelotti, che se accetta il Napoli non può avere tutti quei fenomeni, perché No, il ma Napoli. non dico fenomeni, però giocatori, cioè Sì, io ho esagerato. Fabian Ruiz te l'ha portato lui e sta facendo bene Sì, quest'anno. sì. Lozano, Però vedi, lui ce l'ha cioè, portato, lui ce l'ha ce portato, l'ha però portato, però perché? bisognava dargli tempo. Cioè non, Però perché e, e, po, po, quando poi, lui ce poi il l'ho. problema è stato con De Laurentiis, con lo Sì, spogliatoio. vabbè, però perché lui quando ci porta Fabian Ruiz me lo fa giocare esterno? Perché Ma no, me lo fa giocare aspetta, ma esterno di perché 4? se non sbaglio, in quell'anno
c'era il periodo che avevate anche troppi infortuni e ma vi mancava qualche esterno. No, in realtà gli esterni non ce ne avevamo proprio perché erano Infatti, per cui Insigne, ma poi, vabbè, lasciamo perdere. Po Comunque, po po poi, Ancelotti, poi doveva uno arrivare dei Ibra, migliori, Ibra doveva ma arrivare quello Ibra. Ibra doveva arrivare in Sì. quell'anno, però poi subito cacciarono Ancelotti, te lo Ma prendi subito cacciarono Ancelotti. faccio la domanda a tutti quanti, ma secondo voi tra Ancelotti e Insigne c'è stato veramente realmente qualcosa che non ha funzionato o è tutta una bugia? C'è stato qualcosa che non ha funzionato. Non so che dire. C'è stato qualcosa che non ha Neanch'io. funzionato. Perché non mi ricordo che in quel periodo parlarono troppo su Insigne che ha litigato con Ancelotti, via la No, fascia. è vero, è vero. Poi Perché lui non lui accettava segnò in Champions e questa dinamica ad andò a abbracciare. abbracciare Esatto, Ancelotti. esatto. Però lui non Ma accettava di giocare. l'errore è stato di Insigne che poi ha chiesto scusa o di Ancelotti? Allora, ti dico che Insigne non sopportava di giocare seconda punta. Insigne non sopportava di giocare nei due in attacco dietro la punta. Infatti, se diceva questo perché in nazionale si trova benissimo col 4-3-3, perché Ancelotti non me lo deve far giocare esterno. Infatti, lui cambiò modulo l'anno dopo, proprio per far rendere la forma al meglio Insigne nel 4-2-3-1. Ma la cosa che è successo ad Ancelotti a Napoli, secondo voi lo sta avendo la stessa cosa Mourinho a Roma? O è Sì. diversa la situazione? Per Sì. adesso sì. Diamogli tempo, però io sempre aspettiamo un altro pochino, Sì, però per però adesso sì, è vero. io voglio bene a Mourinho, però non può parlare ogni volta di arbitri. Potrebbe tornare anche un po' di Qua ufficio. è una Ma nota dolente. è già in Premier League che si lamentava, già ai tempi del Chelsea. 3-0 Real intanto, Chi ha segnato? Ancora non arriva. Secondo me Vinicius, doppietta, ancora lui. Vinicius Mourinho non è più quest'anno di una volta. sta facendo grande Salito a cose. 11 gol in campionato Vinicius. È Mamma la mia. miglior stagione e lo sta facendo con Ancelotti. 16 Benzema, 16 Benzema. Tu apri a mercato per il mercato della Roma, cosa ti Mercato Roma. aspetti? Infatti stavo. Vabbè, oggi è stato ufficializzato Maitland-Niles. Comunque è un rinforzo che te lo dovevi prendere come riserva, come uomo da panchina. È un centrocampista che può fare Ma l'esterno. dovrebbe giocare lui contro la Juve come esterno? Per ora sì, perché Karsdorp è squalificato. Vigna ha giocato contro il Milan, ma non è tanto affidabile. Buttiamolo nella mischia subito con la Juve. Poi dicono di questo Sergio Oliveira che Bel giocatore, sembrerebbe quasi vicino, vicino, dicono sì, vicino. prestito con non si sa se obbligo o Bel diritto. giocatore. E poi per adesso nient'altro, è fermo così. Spero in un difensore centrale perché là dietro siamo corti. E poi non abbiamo più soldi anche, dobbiamo tenerci. Ma Kumbulla come mai non sta rendendo a Roma? Cioè, Guarda, era un signor giocatore al Verona, ragazzi, se vi ricordate. non lo so neanche io Cioè, perché. Verona aveva un'ottima difesa con Kumbulla, Rachmani quest'anno sta facendo bene al Napoli, l'anno scorso ha fatto così così. Il problema, cioè, è Kumbulla, cioè io che sono, vabbè, io sono albanese. L'ho sempre seguito in nazionale. In nazionale gioca meglio. Cioè, io non riesco a spiegarmi come mai a Roma fa fatica. C'è cioè, problema psicologico, problema dell'ambiente. No, ma irriconoscibile. Una pippa clamorosa, lento, cioè più lento di Fazio tra un po'. Cioè, non so che giocatore è. Domani gioca titolare, è questo che mi preoccupa. Cioè, Mamma. domani gioca titolare. E Pensa non abbiamo più nessuno, se segna.
Dai. Ah, ma Cioè, non avete, non avete nessuno in difesa? no, perché Mancini è squalificato, i difensori sono finiti. Non Ma abbiamo più tanto con l'attacco nessuno. della Juve stai tranquillo. Speriamo. Andiamo anche a vedere la giornata di domani. Aspetta che lo condivido. Penso questo, eccolo qua. Si vede? Ditemi se si vede, ragazzi. Allora, domani, vabbè, Sì. non guardate l'orario perché l'orario è quello inglese. Alle 12:30 Venezia-Milan. Secondo voi come va a finire? 2 più gol. Ah, sì, anche secondo me il Milan subisce magari un gol, però vince. Però il Venezia in casa è un'altra squadra. Cioè, i romanisti lo sanno anche meglio di me. Ti prego, non me lo ricordare. E poi Venezia serve anche punti per la salvezza. Poi, vabbè, Cagliari-Bologna che è posticipata. Empoli-Sassuolo che si giocherà alle 2:30, cioè orari strani Sì. domani, eh. Perché vabbè, lo spezzatino fa comunque, no, penso sarà ricca di gol. Però Sì, anche secondo me. non so, ho il presentimento che non finisca X, che poi una squadra la spunterà sull'altra, però non so dirti quale delle due. Ah, 11:30 per te che sei in Inghilterra. Infatti, Sì, una e stavo. mezza qua, e da voi sono 2:30. No, Sì, infatti stavo dicendo come no, Milan no, è alle no, no, 11. ve l'ho anche detto prima, non Sì, guardate è vero, l'orario. Poi alle 4:30, un altro orario strano. Napoli-Sampdoria. Napoli-Sampdoria. Che partita vedete domani per il Allora, Napoli? parlo da napoletano. Allora, Sampdoria ha perso l'ultimo. io la vedo. Può essere facile sulla carta, ma io la vedo di una difficoltà. Perché è vero, è sempre lo stesso discorso, la Sampdoria pure ha degli assenti, però il Napoli ha perso Zielinski a 12 giocatori. Cioè, poi una squadra che impone il gioco come il Napoli a giocare ogni 3 giorni, ripeto, con gli stessi giocatori, fa fatica poi. Quindi la partita domani Napoli la deve sbloccare subito se vuole portarla a casa. Non può finire come Spezia e Empoli. Quindi se vuole portarla a casa, deve sbloccarla subito. Deve anche Io mi aspetto. obbligatorio vincere perché se Sì, sì, perde sì, sì. e la Juve vince, la Juve si No, allora, avvicina. se perde la Juve vince, butta tutto quello che ha fatto domenica, giovedì allo Stadium. Alex dice: domani Napoli avrà solo un cambio in Avrà panchina. solo. Sì, solo Elmas. No, no, Elmas. Poi in teoria ci dovrebbe essere anche Tuanzebe dalla panchina. Ah, sì, c'è Duvan Zeb, sì, vero. Tuanzebe e forse anche Fabian Ruiz, forse. Però non è al 100%, questo è poco ma sicuro. Poi ci sono Ma tutti i ragazzi, primavera. sta Sampdoria è imbarazzante, ha perso anche col Cagliari, eh? Cioè. Lo so, perciò dico, domani bisogna vincere. Dov'è che ha fatto il partitone a Vince o Sampdoria? Ha pareggio. fatto il partitone proprio contro la Roma. La Prima della Sampdoria. sosta Ah sì, beh, che ha 1-1 segnato 1-1 con quel gol di 1-1 Abbiadini. sì. Ha fatto anche una bella Poi partita con l'Inter, a inizio campionato. Sì, Sì. Dove anche è col finita? Milan. Anche col Milan. Poi Poi Udinese-Atalanta che è stata no, posticipata. si gioca, si gioca. Sì, però si gioca lunedì? No, 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 dicono, ho letto che l'ASL ha confermato, cioè l'Udinese, aspetta, mo, forse me lo vado a Ah, rileggere. ok. No, Ha se si confermato gioca che si gioca alle come 4:30. Ha a 4 e confermato, mezza. mo vado a vedere, aspetta. Ah, ok. Come Ma finirà boh, secondo no, voi? 2, cioè l'Udinese mancano 15 giocatori, 2. Finirà over? Finirà over secondo Può voi? darsi. Ricordiamo che l'Atalanta viene da due risultati negativi. Sì, si gioca da Sky, dice che giocano. Viene da una sconfitta contro la Roma e un pareggio col Genoa e una partita in Sì, meno. confermo, tweet dell'Udinese, si gioca alle Ah. 4:30 domani. Ok. Vabbè. Poi
Poi partita salvezza alle 6 e Genoa. mezza, Genoa Spezia. Io vedo 1-1. l'uno. L'uno, Rio, sì. Dai. Ricordiamo, se lo Spezia perde, Thiago Motta verrà esonerato. No, il Genoa deve Ma iniziare a secondo vincere me qualche il Genoa vince con partita. Anche secondo lo me. Spezia. Ecco. La prossima partita la saltiamo, per favore. No, rimanendo sul tema Spezia, ma che pensate della situazione che hanno gestito sul caso allenatore? Cioè, No. se pensate che doveva andare via, doveva arrivare Giampaolo che non arriva, rimane Thiago Motta, Sì, no. adesso Thiago Motta rischia domani, dovrebbe arrivare male, cioè un macello hanno No, fatto. queste cose succedono solo in Italia, incredibile. Ma veramente? Ma veramente? Con Gattuso avevano fatto una Non ci cosa sono del genere. programmazioni, non c'è programmazione, non c'è niente. Ah, va. Poi l'altra è sempre alle 6:30, Roma-Juve. Ci vediamo Io dopo. I due tifosi ce li abbiamo. Io Come dico due. Simone dice 2, Gabri. Ma io non lo so perché. Sicuramente non vinciamo. Quello vabbè, manco lo devo dire. Non lo so, secondo me se la Roma gioca bene, se la può giocare per un pareggio, se no la Juve Domani vedremo la secondo partita che gioca peggio. me. Però penso che la Juve la possa vincere, dai. Nico? 2-2. Io penso che la Roma può mettere sicuramente in difficoltà la Juve, Come è perché successo comunque anche all'andata? col Milan qualche occasione l'ha creata, cioè non è che proprio non c'è stata Come è partita. successo all'andata, No, scusi. come è successa l'andata, Stata. bravo. Sì. Però rispetto all'andata, la Roma No, cioè, no, non ha i cambi, se no, guardi anche la rispetto panchina. all'andata c'è un arbitro che spero io che sia equo, perché Ma chi è l'andata domani? Chi è domani? Massa, quello di Ehi! Roma-Napoli. Sì. Massa! Vabbè. Poi Però devo andiamo. dire una cosa, a parte mo gli episodi arbitrali, l'arbitro Sozza è stato molto bravo no, giovedì in Juve-Napoli, Sì. perché ha lasciato correre, è stato molto bravo, mi è piaciuto. È vero, è vero. Poi l'altra, un altro big match alle No, 8:45. uno. Inter-Lazio. La Lazio, se non vince, può dire addio Champions. Ma io Ma spero anche che la adesso Lazio lo vinca. possiamo dire. Però bisogna anche vedere, perché bisogna vedere come arriva l'Inter con la partita con la Lazio, perché il Milan gioca prima, perché è per lo scontro diretto, anche per lo Sì. scudetto. E bisogna vedere com'è l'Inter mentalmente. Perché se il Milan non vince, l'Inter, vabbè, può anche permettersi di perdere o pareggiare, perché tanto ha sempre una partita in meno che deve recuperare. Sì, vero. Amore. Ma Cioè, cioè, la però Lazio ha c'è da subito dire due che. gol in 8 minuti dall'Empoli, eh? Cioè, Sì, se l'Inter scende in campo con la mentalità giusta, gliene fa 5 la Lazio. Sì. Il Ah, problema della giusto. Lazio è la difesa, perché Acerbi? a centrocampo in su è un'ottima squadra. Acerbi è infortunato. Infatti non sapevo se recuperava. No, è infortunato. La vedo, mi sembra che dovrebbe giocare ancora Patrick. Mamma mia. Mamma mia. Ve Maledetto. lo dico Sia così. maledetto. Sia maledetto. Cioè, domani è più importante per la Lazio la partita che per l'Inter. Perché la Lazio, cioè, si Beh, gioca. tutte e due, dai. Sì, no, Ma poi l'Inter non anche vorrà tu, anche tutte e perdere. due, però l'Inter, ricordiamo, ha anche una parete in meno, può anche Sì, è permettersi di vero, è vero. perdere. Sì, dopo però poi E non penso per facciamo la schifo. Lazio, no, lo so, anch'io, però cioè, la Lazio è più E poi fondamentale, l'Inter perché penso se perde questa, cioè, può dire addio Champions. alla Champions, sì. E poi penso che l'Inter voglia arrivare bene alla Supercoppa di Sì, mercoledì. anche secondo me sì, sicuro. Poi Ah, ma poi perché Roma Juve si gioca prima e l'Inter dopo? Cioè, non potevano fare giocare lo stesso insieme. orario? Ma secondo me Ma sono due big match, Dio. non potevano farli giocare. Esatto, Ah, vedi Gabriele. ho Secondo capito, me va è bene. sempre quello che sta a centro, È una sempre questo. stronzata, perché anche per esempio la Supercoppa potevano rimandarla.
Cioè, che cazzo me la metti adesso? Giocano ogni 3 giorni, sti qua, in mezzo Sì, alla sì, sì. Supercoppa. Me la rimandi, dai. Cioè, non l'hanno voluta rimandare come se fosse una cosa, no, dobbiamo farla per forza quel giorno lì, Verona con tutti i casi che ci Salernitana. sono. È vero. Poi l'altra, Partita Covid, direi. Verona Vabbè, Salernitana, no. bisogna vedere se si gioca, no. No, si gioca, si gioca. Se hanno Verona 13 che... giocatori devono giocarla per forza, no? No, no, ma si gioca. Ah, mi Il sembra che TAR, come detto, ha eliminato la quarantena della Salernitana, quindi deve Ah, giocare per forza. allora Se si no, gioca. altrimenti se non si presenta il 3-0 a Tavolino, non ci possono essere ricorsi. Cioè, quindi... Vabbè, io dico Qua arrivi uno, la uno perché Salernitana la la vedo Salernitana già è difficile. scarsa, poi con 10 positivi Te la non vedo so quali difficile. siano. Dai, sì. Poi lunedì che si gioca alle 5, Torino-Fiorentina è Torino-Fiorentina. una grande partita. Il Torino gioca bene, È difficile da eh? Bella pronosticare. partita. Secondo me vince il Bella Toro. partita, ma no, secondo me la Fiorentina vince un pareggio. Secondo me vince la Ma Fiorentina. secondo me vince no, per me vince il Toro perché gioca in casa e è una squadra molto molto ostica quella di Juric, una squadra che ti mette in difficoltà. Sì. Invece la Fiorentina stai tranquillo quando la incontri. Hanno perso No, 1-0, guarda. hanno perso solamente 1-0 contro l'Inter, il Ma guarda Toro, che Torino ha perso di misura con tutte le grandi, con la cioè Roma, con la Roma, con Napoli, con con la l'Inter, Juve, con anche l'Inter, col Milan, con Milan, tutte 1-0, tutto 1 a tutte 0. 1-0. E con la Lazio? 1-1 mi sembra. È una squadra che, infatti, anche la terza miglior difesa, se non erro, 19 gol subiti. Con l'Atalanta ha perso 2-1 al 93esimo. È una squadra, cioè Juric è uno che in difesa sa lavorare, l'hanno visto anche al Verona. Al Sì, Verona, sì. No, bella no, cioè, bella allenatore. secondo me, Juric sta prendendo una bella rivincita dopo il Genoa. Fatto bene al Verona, sta facendo bene al Torino. Intanto la classifica è questa: l'Inter 46 punti, Milan 45, Napoli 40, l'Atalanta 38, Juve 35, Fiorentina 32 con Roma e Lazio. Poi l'Empoli, la grande sorpresa Empoli quest'anno, 28 Sì. punti, 27 c'è il Bologna con il Verona, 25 il Toro. Una partita in meno, Sassuolo Sassuolo 25 doveva stare un po' più avanti. È e il Sassuolo. Cioè, il Sassuolo quest'anno è una squadra. discontinuo. Sì, ma a parte quello, non si capisce in certe partite. Con le big fa un partitone, con le piccole fa una partita di merda. Cioè, col Milan fa la partita della vita, con la Juve fa la partita della vita, con quell'altro, idem. Cioè, quest'anno. Poi c'è l'Udinese che con il nuovo allenatore sembra essere rinato. Un pareggio e una vittoria. Ricordiamo che ha 2 partite in meno, l'Udinese. Se no sarebbe a 26 punti. Poi Sampdoria quest'anno male male, 20 punti. Il Venezia 17, Spezia 16, poi le ultime 3. Cagliari che pare sia rinata dopo la fiducia con la Sampdoria all'ultimo minuto, Genoa 12 e la Salernitana a 8. 3-1 del Valencia. Il Genoa che quest'anno non ha ancora vinto con Shevchenko. Perciò domani è sicuro 1. Eh sì. Poi ho visto un commento di un ragazzo che dice: Mourinho ha accolto Madlen Niles dicendo abbiamo preso la Quindi quarta. questo l'ha Sì, detto Camelio. ma ho sentito pure io. Io non è che vedo tanto OCV, però qualche volta ci vado. Ho sentito pure io e ti rispondo come ha detto Asso, però io sono un fan della Premier League. Cioè, l'Arsenal in difesa ha 5-6 difensori centrali, ma come Ma possiamo paragonare? voglio anche ricordare che il City, cioè se vai a vedere la difesa del City, c'ha Ake, Stones, quegli altri nomi, Laporte, Laporte, Diaz. Walker. Diaz, cioè Ake quest'anno poco niente ha visto, è un ottimo difensore. Ultime giornate, eh?
col Covid di Sì, Walker ha giocato inizialmente, qualcosina ha fatto. sì. Anche ieri ha giocato. Ma in Premier, cioè, ragazzi, siamo dei Premier, cioè, Sì, hanno tre squadre, c'hanno praticamente, sì, sì, sì. che una volta tre squadre in Italia ce l'aveva la Juve. Cioè, in Inghilterra è un altro campionato. Vediamo se c'è un'altra notizia. Ah, del Ah, Tottenham. dicono nell'allenamento odierno Mourinho ha provato Shomurodov in tentativa con Tammy Abraham. Sì, Zaniolo penso che sia positivo. Ah, dicono che oggi non si è allenato, Ah, di cui allora non si conosce la motivazione. Molto è probabilmente, Zaniolo positivo. molto Dove l'hai probabilmente. letto, Harry, questo? L'ho letto da una pagina che è di calcio, che è di Diretta Calciomercato, Sì, la conosco. che è molto attendibile come notizia. Sì, sì, sì. Com'è? È un'app? No, su No, è Instagram. su Instagram, su Instagram. Come si chiama? Diretta Dire. Calciomercato, che li saluto intanto, che li conosco. Sì, eccole. Ok. Eccole. Sì, Oh, ragazzi, io vi saluto. Potete Vai Nick, vai. scordare. Oh, ma Grazie, grazie come ti chiami su mille di essere Twitch che venuto. ti seguo, Harry? Su Twitch mi chiamo, aspetta, mi sono dimenticato anche io il nome. Enrico Tucci. È RKTucci01. A posto, dai. Oh, Ok. ci sentiamo, dai. Va bene, grazie mille, Nico. Oh, bella Ciao raga. Nico. Ciao Nico. Ciao, ciao. Ciao. E secondo me Zaniolo non è indispensabile vedendo le ultime partite che ha fatto. Cioè, Ah, visto che lo ha bisogno di... so, è fortissimo, è un talento, però vedendo le ultime partite, cioè, meglio Zaniolo che Smalling, ti dico, ecco, dai, perché Smalling, vabbè, a parte che ci abbiamo No, solo no, lui in Smalling è difesa, fondamentale. ma lui è, cioè, è veramente un colosso. Per portare a casa il risultato, meglio questo. Zaniolo ha fatto un gol, si vede Ultima che... ora, Cagliari-Bologna si giocherà martedì alle 8:45. Sì. Ah, e poi sul Tottenham, ecco, del ragazzo che aveva scritto, sta su Adama Traoré, Sì, questo ti devo dire. l'avevo Adama Traoré. anche dato io la Sì, notizia. perché la Dicevo, spesso l'hai letto. Adama Traoré con Conte, mamma mia. Va anche in scadenza, Esplode, per esplode. questo lo vendono. Iniziamo a segnare, secondo me. Con Conte? Con la Sì. fascia. Può Sì. diventare il nuovo Hakimi. Esatto, mamma mia. Ma poi Conte li valorizza tutti. Sì. Vediamo Harry, hai visto sempre. l'anticipazione degli amici? Ah, no, non dire niente. Io Non le vedi? lo vedo domani, su WTTV. Ma mica domani lo fa su canale. No, dalla settimana prossima ricomincia. No, da domani. Da domani. Da domani inizia, amici. Ah, già do... Ah, è uscita una notizia che bisogna controllare. Quale? Dusan Vlahovic vorrebbe giocare sotto la guida di Antonio Conte. Qual È una pagina degli Spurs, The Spurs Web, che l'ha pubblicata. è? The Spurs Web. Tottenham. Ma si sapeva che il Tottenham è su Vlahovic, però bisogna anche vedere. Sì, manca vedere se... Sì. Bisogna vedere anche se il Tottenham va in Champions. Ma molto probabilmente, secondo me, va. Beh, È bella lotta. no, Sarà una bella no, lotta una con bella l'Arsenal. lotta con l'Arsenal, perché io Con l'Arsenal. lo United lo vedo. Europa Lo League. vedo, ma secondo me manco in Europa League si qualifica. Secondo me in Mamma conference. mia, io mi immagino il mercato di giugno. Mamma, io sono gasatissimo, si muovono un sacco al mercato di giugno. Secondo me lo United arriverà sotto al West Ham. Cioè, te dire, dici che finiscono come stanno adesso? Cioè, con United stanno Secondo me, io procentotto. provo a dire una pazzia. Sì. Secondo me il Tottenham giocherà per lo scudetto fino al fondo. No, no, no.
Secondo me sì, se fa un ottimo mercato, si prende Adam Perfetto. Traoré e prende Eriksen, prende una punta. Oh, aspetta, Tottenham ha 18 partite, ha 33 punti. 20 punti in meno. E ha 3 partite da recuperare. Se li vince tutte e 3, 9, 11 punti di distacco dal City. e ricordiamo che il City e il Liverpool non c'hanno gli africani. Il Tottenham li ha. Guarda che il Liverpool, ragazzi, non c'ha Mané Sì, e non c'ha Salah, Salah Keita. e Keita. Il City non c'ha Mahrez, poi chi c'ha Basta. l'altro? È vero, basta. Capirai. Però mai dire, però Secondo mai dire mai, eh. Cioè, me chi vince la Coppa d'Africa? vedendo la Coppa d'Africa, per me la vince una outsider. Chi l'ha comprata la Coppa d'Africa? Da Son, Sky? No, A nessuno. Discovery. Discovery? Discovery. Sì. Tanto c'è Mano che dice: io mi chiedo perché nessuno porta via Ruben Neves. Ma su Ruben Neves si è parlato dello United gli scorsi giorni, ma Sì, forse. bisogna anche vedere cosa vuole fare realmente lo United a gennaio. Declan Perché Rice. non si è capito il progetto. Hanno cambiato l'allenatore, hanno preso Henry, Rangnick. quando ce lo porti Manfred sul tuo account? In questa partita. Manfred, non lo so. Piano piano, voglio partire a basso. Gli ospiti più alto livello, più avanti, Comunque, vedremo. no, io seguo CV costantemente, tutte le live di pomeriggio. Comunque sono spettacolari, fanno un lavoro grandioso. Sì, Poi la mia parte più bella è sempre Reddit. No, sì. quando esce Reddit. Intanto li salutiamo, ciao a Pancio Ciao, e ciao a ciao. Manfred. No, c'è da dire la verità. Io lo scorso anno lo guardavo di più. Da qualche mese che hanno introdotto le live il pomeriggio lo seguo di meno, magari che ne so, la domenica sera. Perché sei a scuola, dici. Pure che il problema è Sì quello. e no, però ci sono degli ospiti un po', capito, che non mi attraggono. Ma Coutinho all'Aston Villa, cioè, ve lo Sì. aspettavate? Lazio. Non si poteva prenderlo in Italia, cioè Ma allora, riportarlo in Italia. Lo sai chi ci ha provato? Il Napoli. Il Napoli. Allora, io avevo letto qualcosa, perché io ho anche una pagina Instagram che Sì. parla di calcio inglese, però non avevo dato niente perché c'era un interessamento, finché Come un si chiama, Gabriele? interessamento top calcio inglese, e avevo letto qualcosa, però non l'avevo data perché io voglio magari le notizie che siano già, diciamo, belle calde in trattativa. E non c'era niente. Poi tutto un botto, la mattina mi sveglio. Vabbè, Trippier Newcastle si sapeva, ma vedo Coutinho che ritorna con Gerrard, naturalmente mi fa piacere. E comunque sì, può fare bene. Attenzione all'Aston Villa nella seconda parte di campionato, direi. Attenzione. Con Gerrard, con qualche colpo, può fare molto bene, secondo me. Hanno Ecco, tre sì. positivi nell'Atalanta e un contagiato nella Roma, molto probabilmente Zaniolo. Zaniolo, sì, Zaniolo. Seconda volta che se lo prende. Intanto vi apro anche la pagina dove c'è anche i nomi, i dati dei positivi di tutte le squadre Sì. che lo condivido. Ecco qua, Sì, Sport perché guardiamo i Mindset. positivi. Ecco, la situazione squadra per squadra. Allarmi. Atalanta, tre tesserati del gruppo, squadra di cui non è stata rivelata l'identità. Bologna, che c'ha Molla, portiere di riserva, che è anche della primavera. Viola, Dominguez, Dominguez. Ike, Medel, Vignato, Santander, ma gioca ancora Santander, Ma mamma che mia. ne so, non lo so. E Van
spero che si pronuncia così. Poi Cagliari c'ha Nandez e Goldaniga. Ancora che si deve tesserare. Cioè. Empoli, sono tornati negativi 3 positivi nel gruppo della Sì. squadra. Fiorentina, 2 giocatori positivi e 3 tesserati vicini alla prima Alla prima squadra, squadra. ma non si sa il nome. Genoa, Serpe e un altro giocatore. Serpe sarà uno della primavera e un altro giocatore. Sì. Oh. Inter, Qua Dorgas, l'Inter ma l'Inter non c'ha è dura. niente. L'Inter, vabbè, Satriano gioca in primavera. Anche la Juve come La farà? Juve, Pinzolo e Nedved, vabbè, Chiellini che è rientrato. Il Milan, Tatarugiano e 4 componenti del gruppo Quelli si squadra, sanno? vabbè, si sanno perché l'hanno visto che non hanno giocato contro la Roma. Napoli, Osimhen è in quarantena in Nigeria e sono cazzi suoi perché ha voluto lui andare là. Lozano, Koulibaly che è in Coppa d'Africa. Poi Malquit, Mario Rui, Zielinski, Meret, 3 membri dello staff e un manchesegnere oltre a Spalletti. Cioè, ma E poi non mai. Elmas? No, Ma pure Elmas, non lo so, non l'hanno si è messo. negativizzato, sì. Si è negativizzato. Ah, ecco. Ma no, poi, ma che aspetta fa. Ah, ecco, si è aggiornata la pagina. Ma che aspetta ha fatto a prendere il Covid il magazziniere? tocca le magliette, che ne so, i palloni. Roma, un giocatore di cui l'identità non è Zaniolo? stata dichiarata, è fusato. Oggi si è negativizzato Borja Mayoral, quindi ci Ah, sarebbe. ottimo. Ma sicuramente Mourinho non lo farà giocare. Lo prendo. Mbe. Poi Salernitana, positivi 10 giocatori, 2 membri dello staff. Sampdoria, 2 membri dello staff. Sassuolo, positivi 3 giocatori della prima squadra. Uno è Peluso e un membro dello staff. Cioè, aspetta, Peluso ancora gioca? 3 positivi della squadra, però fanno solo il nome di Peluso e un membro dello staff. Vabbè. Sì, un po'. Torino, 4 positivi. Nel gruppo squadra, 3 calciatori di cui uno è Ansaldi più un membro dello staff. Venezia positivi, 2 tesserati. Verona, 8 giocatori positivi e 2 membri dello staff. Udinese, 12 calciatori e 3 membri dello Madonna. staff. Cioè, di più ce li hanno quelle squadre piccole che le grandi. Cioè, le grandi, l'unica cosa è che le uniche due che hanno più Napoli. positivi sono Milan e Napoli. Perché le Sì. altre. Meno, cioè, le hanno poche, diciamo. Sì, ce n'hanno pochi. E vabbè, hanno voluto continuare. Nicola si dice: Harry, in là mi sono dimenticato di chiederlo, ma tu per caso sai notizie di calciomercato Juve? La Juve, allora, sta pensando a Rudiger, però la vedo difficile perché c'è anche il Real Madrid e vogliono provare Icardi, come avevamo parlato anche prima. Però Sì. il problema di Icardi è che il Paris Saint-Germain vuole cash e non vuole il prestito. Ma che farà questo Botman, Newcastle o Milan? Ma secondo me va al Newcastle. Newcastle. Al Ok. Newcastle. Vabbè, Sicuramente forse. va là. Devo. Il Milan Sì. andrà verso o su Bremer. O su un altro giocatore. Sì. Che Allora 4-1 non poi sono no, non ci dovrebbe stare oggi calciomercato e all'originale, mi comunque sa, mancano 3 tutto. minuti se senti male. Ma chi è? C'è una Sospendo. voce sottofondo. Il Io Fainario. stavo sentendo il Faina, scusa. Sta pregando che non faccio un altro gol di Real Madrid perché ha giocato i risultati multipli. No, aspetta, andiamo a vedere come sì. stanno le altre partite. Aspetta. Oggi non c'è calciomercato l'originale su Sky, che Ah. fanno di solito, che danno sempre le Sì. In Francia il Lens sta vincendo 1-0 contro il Rennes. Partitone. Ha segnato all'89esimo Saïd. Però il Nez che vince va a 30 punti e va a meno 3 dal terzo posto. Lenz che quest'anno sta facendo un ottimo campionato, soprattutto c'è un giocatore vecchia conoscenza della Serie A, Fofana. No, Ragazzi, io vi devo lasciare. Grazie stiamo lasciando anche noi, anche di tutto, anch'io. Eddie. Grazie No, di di nulla. tutto. Ciao.
Di nulla, Simo. Grazie, Grazie spero a te non ci siano altre. di essere venuto. Ti Ciao, ringrazio. Adele. Ciao, ciao Simo. Ormai adesso anch'io stanco, Sì. Gabri, che ho cose da fare. Ti ringrazio di essere venuto. Ci vediamo alla prossima. Niente, ciao. Ciao, Gabri. Ragazzi, questo è stato. Abbiamo fatto quasi 2 ore. Ringrazio tutti quanti di avermi seguito. E ci vediamo domani a mezzogiorno per la live reaction di Venezia Milan. E poi lunedì ritorniamo con la live sul calciomercato. Vediamo chi c'è in live, che faccio un bel raid a qualcuno. Vediamo se c'è Fubbe. Non c'è nessuno. Aspetta, vediamo chi c'è in live intanto. Violet, Fusegamer. Vabbè, mi porto da Violet, dai. Faccio un host a Violet. Andate e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Vediamo se è partito l'host. Andate, raga. Grazie, Alex. Vediamo se è partito l'host. Penso di sì. Non è ancora partito, ragazzi. L'host? Sì, ecco. Dello stesso stato Ciao. dei concittadini. Ora un po' diverso perché ho delle possibilità di